Ciao a tutti, finalmente siamo in live, esattamente la mia prima live sul canale, dove non sarò da sola. Infatti mi accompagneranno degli ospiti che tra poco inizierò ad introdurvi. La live sarà incentrata su Ari Aster, parleremo del suo cinema, è uno dei miei registi preferiti in assoluto e non vedevo l'ora di parlarne. Come dicevo prima, non sarò da sola, adesso inizio a presentarvi gli ospiti, intanto saluto chi ci sta già seguendo, saluto le persone in chat, saluto Manu che ci sta già seguendo e iniziamo con la presentazione degli ospiti. Come potete vedere, il primo ospite è proprio fisico, è direttamente qua. Stiamo parlando di Giovanni Bottone. Puoi presentarti al nostro pubblico? Salve a tutti, signore e signori, è un onore per me essere qui fisicamente, anche, cioè anche fisicamente nella prima live della signorina di Giulia. Parleremo per l'appunto di Midsommar, cioè anche di Hereditary, di Ari Aster in generale, non vedo l'ora di iniziare, tra l'altro. Oh, perfetto. Perfetto, Manu, sei tranquillo che Tocco adesso piacere. svisceriamo tutto. Ciao Nick. Ciao Nick, ciao a tutti quelli che si stanno aggiungendo alla live, grazie mille che ci state seguendo. Perfetto. Stretto regista, due film enormi. Benissimo. E adesso presentiamo l'altro ospite, un ospite che ho il piacere di avere sul mio canale. Stiamo parlando del grande Arkham J. Che eccolo qui con noi. Benvenuto Arkham, sono felicissima di averti qua con noi per parlare di questo grande regista. Salve Jay, salve. Salve! Ti saluto, ciao, ciao a voi, ciao alla chat, davvero un piacere, appena me l'avete chiesto subito ero entusiasta di partecipare su questo regia, che adoro, adoro Ari Aster, veramente, quindi non vedo davvero l'ora di parlarne approfonditamente con voi. Grazie. Benissimo, Ma è il piacere benissimo. nostro. Salutiamo ancora la chat, grazie mille, si stanno aggiungendo, che bello. Manu dice Jay elegantone. Sì, siamo tutti eleganti. Buon Crucio. No, ma ci sta. Io ho cercato di mettere un vestito un po' alla Midsommar per rimanere a tema con quegli Sì, spunti siamo bianchi, tutti. mancava solo qualche corona di fiori. Adesso ne parleremo per bene. Grande Nick. Vai, vai. Perfetto. Ok, che Allora. succede? Non si vede Jay. Ah, no! Il nostro ospite non lo vediamo più. Aspetta un attimo, Aspettiamo un attimo e poi iniziamo con il Ah, primo ok, nome. eccolo. Ci avete creduto, eccomi qua. Allora. Benissimo, eccoti. Benissimo, così possiamo partire con il primo banner Ok. Sì. per iniziare questa nuova live su questo fantastico regista, a mio parere. L'ho voluto intitolare Ari Aster, il nostro rapporto col regista. Ari Aster è un regista molto giovane e per la sua giovane età ha fatto, secondo il mio punto di vista, dei film veramente sbalorditivi. Che ti lascia davvero senza parole, specialmente per gli amanti del cinema horror. E lascio parlare prima voi ospiti, prima di raccontare la mia personale storia col regista. Possiamo letteralmente parlare di tutto quello che ci viene in mente su Ari Aster, cosa pensiamo del suo cinema, cosa ci piace, cosa non ci piace. Sfoghiamoci letteralmente su tutto ciò che ci passa per la testa su questo regista. Darei la parola a Giovanni che è qui con me e poi passiamo ad Arkham. Ok, allora io parto col dire che io metto Aster ai stessi livelli di Eggers e a forse anche Jordan Peele perché comunque sono cioè, fra i registi che, cioè, diciamo, cioè, stanno appena arrivando nel cinema horror e secondo me, ecco, Ari Aster per l'appunto è fra i migliori sulla piazza secondo me del cinema horror. Per
Più che altro possiamo anche definirlo poi come il regista dei cinefili, perché comunque ogni suo film ha una cura maniacale, cioè ci sono quei dettagli che anche alla prima visione magari ti sfuggono, poi devi rivedere diverse volte i film per recuperarne di altri. A differenza di molti altri film horror, il cinema di Aster, secondo me, è quello fra... cioè, diciamo, non fa il classico horror. Cioè, ci tiene molto a ciò che fa e mi fa impazzire per questo, perché anche perché poi ne parliamo momenti. Hereditary, essendo, cioè, è la sua opera prima, comunque l'abbiamo recuperato anche ieri e, cioè, per l'appunto mi mancava e mi pento di averlo visto soltanto adesso, perché avevo in programma di vederlo già da tempo. Io con Ari Aster mi sono avvicinato grazie a Midsommar, ho sempre avuto questa curiosità, l'ho adorato quel film e per l'appunto non potevo farmi mancare anche Hereditary, come non potevo farmi mancare i vari film degli altri registi, per esempio mi manca The Witch, però conosco The Lighthouse, mi manca The Northman, poi di Jordan Peele conosco Get Out, e mi manca Us, poi sta per uscire Nope. Comunque sono questi film di questi registi che non fanno horror, c'è il classico film horror, tipo per esempio Ouija, che è un film che è praticamente, vabbè, lasciamo perdere, ma anche molte... Ecco, per esempio, se devo dire la mia proprio sull'horror, concettualmente, è un genere che mi stavo un po' perdendo, cioè nel senso che vedevo i film horror... Però non li vedevo sempre con la stessa carica, perché l'horror è sempre stato un genere che da appassionato mi emozionava. Io, diciamo, ero legato ad altri franchise celebri, quali Nightmare, Scream, La bambola assassina. Però poi ho cominciato a vedere altri film, cioè, per esempio Il Paranormale, cioè, è affascinante, però sono usciti dei film abbastanza discutibili. Ouija, uno di quelli, Paranormal Activity, che all'epoca fu soprannominato come il più grande horror che ha spaventato l'America, quando la cioè, Ai tempi magari poteva ai tempi essere. magari poteva essere una novità, era una novità, Sì, però esatto. cioè, non mi, cioè, magari primo forse si salva, poi il resto vabbè, ma però parlo per il mio gusto personale. Brimstone è un horror western che consiglio di vedere, che tra l'altro è molto carino. Quello mi ha fatto un po', diciamo, rivalutare la cosa. Poi sono usciti film come A Quiet Place. Ecco, per l'appunto, grazie per l'appunto ad Ari Aster, mi sono dovuto ricredere riguardo l'horror. E lo ringrazio sempre. Diciamo che fondamentalmente questo era il mio rapporto con il regista. Concludo la mia argomentazione. Benissimo. Io intanto saluto anche Lorenzo che ha iniziato a seguirci. Ciao Lore. Ciao Ciao. Lore. Che provo a fare una diretta, ce la faremo, ce la faremo. Sono supportata da bellissime persone e di questo sono molto contenta. Poi leggiamo un attimo i commenti, poi do la parola subito ad Arkham, Certo. così parliamo per bene. Allora, è un bravo regista, anche se non mi ha conquistato tanto. Tra i registi horror dei nostri giorni, per esempio, preferisco Eggers. Beh, Eggers è un altro regista che sta salvando il genere horror dallo scempio. Comunque, questi commenti sono molto interessanti, cioè fateci sapere come mai non vi ha conquistati o se vi ha conquistati, come mai vi ha conquistati, insomma. Poi parleremo tutti insieme di tutto ciò che pensiamo del regista e dei suoi film. Poi anche Manu ha scritto: io che non impazzisco per gli horror, ho molto apprezzato Midsommar. Perfetto, ne parleremo dopo. Benissimo, adesso darei la parola al nostro Arkham. Allora, Ari Aster, io ho visto Hereditary al cinema, mi è piaciuto tantissimo del come ho conosciuto il regista. È un trip totale, andrebbe trattato approfonditamente. Comunque, nel complesso, a me Ari Aster piace e sono curioso dei suoi progetti e dei suoi lavori, perché se come opera prima e poi per proseguire ti fa
questi due film, direi che le basi, le premesse sono piuttosto buone, insomma, quindi sono decisamente eccellenti. È vero che lo scenario horror ha un po' sofferto, perché erano un po' tutti uguali, ormai non c'era molto da dire, i film sull'esorcismo, di fatto uno li hai fatti tutti, ed è vero che fatto il primo film dell'esorcista, quello classico, c'era già tutto dentro. Però è come quando crei qualcosa che parte subito all'apice, è come lo prosegui se non ripetendolo, è difficile rinnovare l'horror. Da un lato è difficile anche perché ci spaventiamo molto diversamente oggi. E è cambiato il modo di spaventare le persone. Se facciamo degli esempi del passato, viene in mente un Rosemary's Baby. Rosemary's Baby di Polanski fu particolare perché andava a stravolgere la realtà culturale dell'epoca, dalle case stregate nel bosco con le famiglie pazze. Si passava a un male che era nella metropoli, a New York, in piena civiltà, in pieno e dovettero mettere dei manifesti per avvertire le persone che quello era solo un film, perché le persone erano terrorizzate all'idea che New York fosse invasa dalle sette sataniche. Poi vai a vedere, però. Esatto. C'era anche un fatto, prima si è nominato Paranormal Activity che ha spaventato l'America. L'America si spaventa molto facilmente. È vero. Gli Stati Uniti si spaventano con estrema facilità perché la prima cosa di cui hanno paura sono loro stessi. E di qualsiasi cosa possa stravolgere un loro status quo già precario. Quindi gli Stati Uniti sono una delle nazioni che ha più paura del cambiamento, pur essendo tra le nazioni più moderne sulla Terra. La modernità tecnologica non è la modernità delle idee, sono due cose diverse. E puoi avere tutte le tecnologie del mondo ed essere comunque rimasto molto indietro ideologicamente parlando. E per questo, ad esempio, a me piace Jordan Peele, che con Scappa Get Out, che con il suo Us, ha dimostrato quanto alcune paure ataviche siano ancora presenti nella realtà americana, soprattutto statunitense. Mi piace molto M. Night Shyamalan. Mi piacciono diversi autori di questo tipo che penso che abbiano innovato non poco. Adoro Wes Craven con i suoi Scream, con tutto che continua. L'ultimo non è suo per ovvi motivi, insomma, per forza maggiore, però Scream è una di quelle saghe che continua rinnovandosi a deridere come è cambiato l'horror, però adattandosi ai tempi, che è una cosa che apprezzo tantissimo. E è la saga che con sei protagonisti, sempre quelli, sono arrivati a sei film. Ed è geniale. Già questo come schema. Aster ti Vero. porta da un'altra parte. È secondo me un James Wan estremamente potenziato. Perché Wan anche con Saw ha rinnovato. Il primo è epocale, Sì, almeno il primo, poi gli altri, vabbè. Però il primo è sicuramente epocale. Anche il primo The Conjuring è interessante. A me sono piaciuti bene o male tutti in realtà, tranne gli spin-off, The Nun non gliela faccio, però tutti i vari film della saga The Conjuring, compreso l'ultimo per ordine del diavolo, a me sono piaciuti. Un altro che secondo, cioè non un altro perché poi sono vari registi, però un'altra saga che a me è piaciuta molto è quella sulla notte del giudizio, di Purge, che racconta una realtà che secondo me con Trump ci mancava anche poco, che la rendeva Prime. Siamo andati vicinissimi, quindi a me piacciono molto i film che ti raccontano la realtà per come è veramente, ma sotto un aspetto diverso. Poi vedremo Hereditary, che è un film gigantesco sulle malattie mentali. E vedremo anche l'altro, insomma. A me piacciono molto i registi, a me fanno più paura i film che trattano cose reali. Nel senso, The Conjuring, vabbè, lì è più un fatto di fede, cioè credi, non ci credi, però magari ti può mettere un po' di soggezione, però sicuramente chi ha fede lo percepisce diversamente, no? Però invece il film con la setta o il killer, quelle sono cose reali.
Magari da noi non capita, è più difficile. Però se io vivessi nel profondo Texas e mi guardassi non aprite quella porta, un pensiero lo farei. Quindi, non me la vivrei così tranquilla, ok. Premesso che io sono uno che ogni volta che vado da un'altra parte controllo se sono chiuse tutte le finestre prima di dormire. Qua no, perché sto al secondo piano, alla casa al mare dove sto al piano terra, sì. Tutte le finestre devono essere chiuse. Tutte. Poi vi racconto una storia. In Inghilterra, quando io ero in Inghilterra, nella nostra autostrada, per 3 giorni dormii un senza tetto e non lo scoprimmo. Dormii un senza tetto, lo vedemmo perché un giorno c'erano impronte di scarpe sopra al muro vicino alla valle. Dice, ma come fanno a stare là? Perché poi abbiamo scoperto che uno si era arrampicato, c'era proprio il materasso dove si era messo a dormire, cioè tutto, quindi abbiamo dormito con senza tetto. Comunque, però non ci ha fatto niente, quindi, e comunque convivendo, eravamo 12 persone, convivendo chiudevamo tutti le porte a chiave la notte. Certo. Perché sì, sei due coinquilini, ma chi se ne frega, non mi fido, tutti chiudevamo le porte, quindi comunque se anche avesse provato a entrare nessuno l'aveva incrociato per 3 giorni. Ci è anche andata bene, forse, non lo so, però. E comunque queste sono le belle cose che rendono bella la vita. E Aster, io lo Madonna. aspetto anche il prossimo, secondo me può dare una cosa interessante. Unico pensiero, Aster forse ancora riesce. Quando sono così innovativi c'è il rischio che ti dicano tutto in pochi film. Shyamalan fu innovativo col sesto senso, però poi andando avanti ripete molto se stesso. E si perse anche adesso. Jordan Peele per molti As è un po' Scappa Get Out, fatto meno bene. A me è piaciuto Anche parecchio. Quindi a non me vedo è l'ora piaciuto che esca. tantissimo. Sì, io non vedo l'ora Quindi, che esca anche. Quindi infatti. vediamo se Aster non si perde per strada. Per me parte bene. Spero che prosegua ancora meglio. Esatto. Io volevo aggiungere una cosa riguardo M. Night Shyamalan, per l'appunto, che io no, effettivamente, cioè, non so cosa, perché comunque è un regista che fa film belli, poi non lo so, gli viene quel film dove si perde. Ecco, tipo Il Sesto Senso è un film stupendo, poi è passato al suo lato supereroistico con Unbreakable, Split e Glass, che sono film uno più belli dell'altro. Poi ad un certo punto fa The Visit e ti domandi, ma cos'è successo? Cioè, non, perché lo vidi al cinema, cioè riuscì a vederlo al cinema e ci rimasi male, perché per l'appunto non mi era piaciuto, ma aspettavo di vedere per l'appunto uno. Perché poi tra l'altro, non so se è capitato anche a voi, perché comunque il trailer secondo me fu molto ingannevole, perché nel trailer ci furono delle scene che per l'appunto erano molto, molto più, diciamo, cioè i suoni si sentivano, cioè era molto più orrorifica la cosa. Al cinema quei suoni furono totalmente eliminati dalle scene ufficiali del film, perché io mi ricordo questa cosa, la scena dove c'è la nonna dei due ragazzini nel trailer era molto più rumorosa, nel film invece si sentivano soltanto dei gratti al muro. Non c'era quella sorta di horror, Old non l'ho visto, mi manca, però ecco, diciamo che lui è andato un po' fra alti e bassi, almeno Sì, cioè. lui è andato un po' fra alti e bassi, poi prima di comunque The Visit era anche un po' scomparso, c'era stato l'ultimo dominatore dell'aria che certo non era nelle sue Ah. corde. E a me The Visit non dispiacque, nel senso che secondo me è uno di quei registi che rende tanto se gli dai poco. Se non gli devi dare i milioni mega budget, allora sì, se no si perde. Certo. The Visit arrivava dopo tanto tempo, poi Old, che a me non è dispiaciuto, però forse gli servono 3-4 film per ringranare un attimo e riscoprire un po' del suo, diciamo, talento sopito, se lo ha ancora, poi spero di sì, perché Sesto Senso è comunque il Sesto Appunto, Senso, poi. Insomma. cioè. Esatto. No, io ero rimasta colpita dal fatto che sei riuscito a vedere Hereditary al cinema. Ti invidio tantissimo perché io un film del genere, né Hereditary né Midsommar sono riuscita a vederli al cinema. Io li ho scoperti praticamente grazie a degli amici, anche loro appassionati di horror.
mi avevano presentato questo Eredita. Io ero rimasta senza parole. Ho detto: oh, c'è ancora una speranza nel genere horror, perché continuavo a vedere monnezza, in poche parole, cioè continuavo a vedere film terribili. Quei film che magari sì, ti guardi, ma non è che ti scuotono così tanto. Io penso che il cinema di Ari Aster, che è prevalentemente horror con le opere che abbiamo adesso, è un tipo di horror sofisticato. Io l'ho sempre definito così. Come ha detto anche Giovanni prima, è l'horror che piace ai cinefili. Perché è quello che noi cinefili vogliamo, cioè è come se fosse nella cucina, facciamo l'esempio tra cinema e cucina, è come se tutti gli altri horror che siamo abituati a mangiare fossero, non lo so, fast food o McDonald's, e poi arriva Ari Aster o Jordan Peele, Eggers, eccetera, che ci danno dei piatti gourmet con ingredienti più raffinati, cose molto più curate. Io ho sempre fatto questo parallelismo perché il cinema di Ari Aster con queste due opere mi ha completamente conquistata. Oltretutto, poi sviscereremo meglio dopo, man mano che parleremo degli altri film. Io ho notato che ci sono molte tematiche che si ripetono, ad esempio il tema della setta o del personaggio che si ritrova a far parte di queste comunità, di queste sette, senza saperlo né volerlo. È un tema ricorrente, lo vediamo in Hereditary, lo vediamo in Midsommar. Poi ci sono questa cura dei dettagli. Ogni cosa che Ari Aster riprende è importante. Cioè lui non riprende mai qualcosa se non è importante per la trama. Ed è bello poi ricollegare tutti i simboli, perché lui parla molto con i simboli, lo vedremo in Midsommar con le rune. Oltretutto avevo visto un video su YouTube di una ragazza che parlava proprio delle rune in Midsommar. Lei studia proprio le rune e spiegava cosa significava ogni runa. Era bellissimo quel video, non mi ricordo il nome della ragazza purtroppo, ma tanto è l'unico video che si può trovare su YouTube che ha il nome di Midsommar, rune, significato, eccetera. È uno di quei film che, ecco, come dice Manu, mi ha colpito profondamente, è stato un pugno sullo stomaco allo stomaco al cervello, esatto. Concordo. Esatto, la cosa che mi è piaciuta di più è stata proprio questa. E quando nel 2019 uscì Midsommar, io speravo di riuscire ad andarlo a vedere al cinema. Mi ricordo che ero a Parma all'università e lì dopo un tot non c'erano più autobus, io non avevo la macchina lì, quindi non potevo andarlo a vedere perché lo davano solo la sera. Per me è stata una sofferenza perché io già conoscevo Ari Aster e lo volevo vedere. Quando l'ho visto, sono riuscita a recuperarlo in un secondo momento, mi sono mangiata le mani. Avrei potuto andare a piedi a vederlo, anche se uscivo dal cinema all'una di notte. Però un film del genere al cinema, poi ne parleremo meglio dopo. Adesso proprio in generale volevo esprimere il mio amore per questo regista. E a proposito delle sue opere, io passerei adesso proprio alla sua opera prima, ossia Hereditary. Noi due siamo freschi da questa visione perché l'abbiamo praticamente visto ieri. Gliel'ho voluto far recuperare perché Mi non poteva mancava. mancare nella sua lista un film del genere, specialmente se ha adorato Midsommar. Insomma, chi adora Midsommar piacerà Hereditary o viceversa, perché è proprio lo stile del regista che cattura, secondo me. E quindi adesso Giustamente la coppia che si vede per la prima volta guarda Hereditary proprio, no? Come film è una cosa romantico. più romantica, esatto. Giustamente. L'avete proprio preso giusto. Ho scelto un film molto romantico, quindi ho deciso di fargli vedere Beh, no, è bello Hereditary. perché passate da Nevi al Vagabondo Hereditary, è un bel salto, quindi complimentoni. Bravi.
Il prossimo che gli farò vedere è come d'incanto, quindi... E poi ci passa un altro horror. E poi ci passa un altro horror, perché poi deve vedere noi. Perché poi deve vedere noi, che non l'ha visto. poi, aperta e chiusa parentesi, quando recupererà noi faremo una live anche su Jordan Peele. Quindi là dobbiamo starci 3 ore però, perché appunto, tieni di pronto perché tu sei già un ospite, sei sicuramente un ospite nella live e sarà veramente bellissimo sviscerare anche quei film, perché qua stiamo parlando di del cinema che ci piace, del cinema che ci piace e che ci appassiona, ecco. Bene. Io passerei quindi a parlare di Hereditary, opera prima di Ari Aster, che tu se vai a pensare che un'opera prima, dici, sti cavoli, complimenti al regista che sforna proprio una bomba così, subito, senza neanche dare allo spettatore il tempo di respirare, cioè di rendersi conto di che meraviglia sta guardando, quindi è veramente... una cosa bellissima. Io adesso invertirei il giro e farei partire Arkham. Le tue impressioni su Hereditary, cosa ti piace, cosa ti ha colpito di questo film? Parla di tutto quello che ti viene in mente, perché voglio lasciarvi proprio liberi di parlare di questi film, perché c'è così tanto da dire che parlare di un aspetto in particolare sarebbe riduttivo. Quindi... parti con tutto quello che vuoi dire su questo film, se ti è piaciuto, se non ti è piaciuto, cosa ti ha convinto, cosa non ti ha convinto, insomma, sfogati. Ok, allora, in primis l'ho amato, è un gran film, il film che ha insegnato a non sporgere la testa dal finestrino. Allora, l'ho amato tantissimo. È un bel insegnamento, Vero? Fondamentale. Sì, esatto. E che le case sugli alberi non sono sempre una cosa bella. Comunque, allora, esatto. Mi è piaciuto un casino questo film. Non è semplice, perché in realtà racchiude dentro tantissime cose. C'è la malattia mentale, come c'è la setta, come c'è la famiglia particolare. C'è anche una svolta a un certo punto. Se fanno spoiler... Sì, facciamoli, perché è impossibile parlare di questi film senza fare spoiler. Senza spoiler, infatti. Allora. Sì. C'è una svolta molto netta sul sovrannaturale a un certo punto durante il film, che è quella dell'incendiare il libro. Lì vedi proprio la svolta vera e propria prima del finale, che comunque spiazza. Molti possono magari storcere il naso, perché fino a un certo punto è un ma è veramente così, oppure da lì capisci che il sovrannaturale è presente a tutti gli effetti e che è un qualcosa di concreto all'interno della trama. Io l'ho adorato, c'è stata una marea di riferimenti, come se il male avesse un percorso predeterminato in dei fattori. Ad esempio è presente sul palo dove poi morirà la bambina, c'è già il simbolo. Esatto. Quindi è come se fosse una follia costruita, un percorso di inevitabilità. Il titolo, che è proprio l'ereditarietà, questa ereditarietà è legata alla follia della famiglia. C'è un doppio binario: da un parte l'essere destinati a servire questo demone, che tra l'altro nella mitologia che è giudaico-cristiana è proprio uno degli 8 re dell'inferno. Dall'altro c'è l'ereditarietà della follia, della malattia mentale all'interno della famiglia. Ed è interessante come, e qua parte un po' una roba clinica, però è interessante come ognuno di loro rappresenti un aspetto della malattia mentale, della diversa chiave di lettura, dell'elaborazione anche del tutto e di quello che succede, perché Peter è l'autolesionismo, ad esempio Annie è l'ansia, Steve racchiude quello che è la depressione. Cioè ogni personaggio vive una maniera diversa dell'elaborare il lutto e la sofferenza. Ed è interessante, perché è come se questa famiglia poi in realtà non ha una via d'uscita, è condannata a una sofferenza ripetuta. Vengono citati più volte durante il film anche i miti greci,
vengono citate ad esempio, i riferimenti Sofocle con la punizione porta alla saggezza. I miti greci sono pieni di sofferenza ripetuta. Prometeo che è costretto lì, amore psiche, cioè era in passato l'apprendimento era legato a quanto sopravvivevi alla sofferenza. Questa cosa poi è diventata anche modernamente nelle favole, le favole che poi la Disney ha edulcorato in tutte le maniere, ma in realtà all'inizio l'apprendimento era legato all'attraversare la paura, il bosco, l'abbandono, il conoscere gli sconosciuti, la casa di marzapane che da fuori sembra bella se entri muori. Erano tutti quei riferimenti legati a far capire ai bambini che il pericolo era nelle cose che sembravano più naturali. E Hereditary ha questa chiave qua, tutto un insieme di cose estremamente semplici e naturali come la famiglia, l'andare a una festa, la ritualità, dentro nascondono il percorso che ti porta alla distruzione, se appartieni purtroppo a un dato contesto, che è molto particolare come visione. Rendono chiaro che la famiglia, poi soprattutto la nonna lì sapeva tutto. Rendono chiaro che quel percorso è già noto, che quel ragazzo è già destinato a quella caduta, a quel crollo. È per quello che mi è piaciuto Hereditary. È quando, a me piace quando gli horror finiscono male, lo dico subito. È quando non c'è lieto fine. È quando tutto quello che farai purtroppo ti porterà a quell'esito, per quanto tu cerchi di scappare. A me viene in mente un termine scacchistico che è Zugzwang, che è tutto l'insieme di cose che farai da una data mossa in poi, purtroppo ti porteranno comunque allo scacco matto. Non puoi uscirne. Sono due termini scacchistici, cioè uno è Zetnot e uno è Zugzwang. Lo Zetnot è tutto quello che puoi fare prima dello scacco matto, per evitarlo. Zugzwang è il dopo. E questo film è un eterno gioco desti termini per me, fino al momento in cui lui sceglie di andare alla festa e poi portare la bambina e poi succede tutto quello. Tutto purtroppo è un'illusione del libero arbitrio. Tu credi che stai facendo scelte, tutte quelle scelte sono già destinate a quel percorso. Non puoi fare niente. Ed è terribile perché poi è la visione che ha una persona in quella condizione. Ansia, depressione. Ogni cosa che farò mi porterà comunque a un fallimento e a una distruzione. Se nella malattia mentale, delle volte, non sempre, purtroppo vanno dette le cose come stanno, ci stanno le alternative, qua entra in gioco una forza soprannaturale che non ti dà nessuna via d'uscita. Anzi, l'unico modo che hai per salvarti da quello che è sulla Terra è accettare quella condizione lì. Il finale, dove vediamo l'uomo impagliato con la testa della bambina, tutti inchinati, perfino persone decapitate e quant'altro, e dice quello, cioè l'ascensione, quell'ascensione che c'è, no? Quell'ascensione lì è che purtroppo l'unico modo per staccarti dalla sofferenza che vivi sulla terra è fare di quella sofferenza l'unica cosa che ci avrai nel futuro e tutto, che è agghiacciante come sistema. Infatti, è un film pesantissimo in realtà, che però trovo proprio per questo, come diceva anche Emanuele, un pugno, ma è il pugno che funziona. Cioè ne esci dicendo sì, ok, ma che figata, cioè che potenza visiva, che messaggio. Ne esci soddisfatto, per quanto hai visto cose terrificanti, ne esci soddisfatto, funziona per quello, concretizza il terrore, quindi... È quello che mi ha fatto dire, se questo ha fatto questa roba qua, il primo che cavolo farà dopo? E ha fatto Midsommar. Quindi... Quindi no, è un film che nel complesso ho veramente amato e mi è piaciuto tantissimo. Ammetto, l'ho visto una volta, non perché non sono riuscito a rivederlo, è quello. Però perché mi è rimasto talmente impresso che non ho sentito il bisogno di rivederlo ancora. Cioè mi è proprio rimasto, come se l'avessi visto ieri e l'ho visto quando è uscito, Quindi, cavolo, ti rimane dentro nel modo peggiore del termine, ma anche in quello migliore perché piace. Esatto, Sono concordo. d'accordo, assolutamente.
La prima volta che ho visto Hereditary mi ha dato proprio questa impressione, cioè quando l'ho visto ero rimasta tipo pietrificata, non sapevo che cosa dire perché me l'avevano fatto vedere questi miei amici. Cosa ne pensi? Aspetta, perché c'è il finale che è una specie di trip mentale e questo effetto comunque te lo danno i film di Ari Aster, anche Midsommar a un certo punto sembra un trip mentale, poi ne parleremo dopo perché su Midsommar No, ma io infatti adesso sclero. io dico soltanto su Midsommar che concordo con Jay, che praticamente l'ho visto solo una volta, però mi è rimasto proprio impresso. Certe scene ce l'ho ancora in mente. E infatti io personalmente, ad esempio, Hereditary e Midsommar li ho rivisti solo per farli vedere a qualcuno. Quindi tipo Midsommar l'ho fatto vedere a delle mie amiche e loro lo hanno odiato. Hanno detto che è stato noioso, lento, perché dipende a quale tipo di Ma cinema sei abituato. dipende anche a che tipo di spettatore lo proponi un film del Esatto, genere. infatti me ne sono pentita perché ho detto non stanno comprendendo la meraviglia di quello che sto mostrando. Ah! No, ragazzi, Cosa? Cosa? non è sembra un po' snob come termine, però non è un horror per tutti, richiede secondo No, me un concordo. approccio emotivo di un certo tipo, Esatto. insomma, particolare, molto anche Reddit, anche Reddit. Perché comunque Esatto. Reddit è un film che parla di elaborazione dove nessuno elabora niente, anzi, Infatti, anzi, peggiora solo la profonda così. situazione. Esatto. Prima si parlava anche di sette, che è un argomento che invece io ho approfondito. L'avevo approfondito al liceo, facevo religione. Io non sono credente, aperta e chiusa parentesi, ma facevo religione perché mi piaceva come faceva religione questo professore, perché parlava di tutte le religioni in generale e in più spiegava anche quei termini, li approfondiva, ad esempio, cos'è una setta, come si crea, ci faceva vedere documentari, interviste. E io tutto quello che si vede in Midsommar o in Hereditary l'ho ritrovato, cioè no, tutto quello che ho studiato l'ho ritrovato in questi film. Quindi si ricollega a quello che diceva prima Jay sul fatto che questi film rappresentano cose reali, cose che effettivamente possono accadere nella vita reale, ed è per questo che ti viene. Ecco, la strizza, non saprei come dire per usare un termine, delicato. Quindi quella scena. A me l'argomento 7 nei film affascina sempre particolarmente perché è un contesto estremamente umano, quindi Esatto. è quando l'umanità sbarella male proprio. Esatto. E poi adesso vabbè ci stanno quei casi estremi come Manson, ma anche la setta degli adoratori là che si sono ammazzati in 600, ci stanno i casi estremi, eh. Però Sì. è comunque una cosa che mi intriga parecchio, i film con questo contesto mi piacciono parecchio Però proprio. e Sì. sempre rischiosi da argomentare perché poi, però è interessante. Esatto. E, quando abbiamo per l'appunto studiato questo aspetto in particolare della religione, che è proprio l'estremismo. Della religione, sono persone che si appellano a una religione, ma in realtà fanno cose atroci, cioè atroci che non c'entrano niente con quello che vuole veramente dire quella determinata religione. Quando si entra in queste sette, molto spesso le persone si ritrovano proprio come le protagoniste dei due film, che si ritrovano in queste situazioni senza sapere. Io redite, perfetto Manu, recuperalo. Adesso stiamo facendo un'analisi spoiler, quindi tappati le orecchie se non vuoi Ma sapere. no, magari verrà invogliato, no? Ah Comunque sì, se no altrimenti recupero. se non hai paura degli spoiler puoi comunque rimanere, cercherò di limitarmi. Comunque, molto spesso capita che in queste sette ci sono delle persone che punti puntano
perché hai delle debolezze. In quel caso la mamma aveva perso la figlia, aveva poi dei problemi suoi personali a livello mentale, eccetera. E cosa ha fatto questa persona? L'ha puntata, a parte che era già tutto programmato, sapevano già cosa volevano fare con chiunque. Perfetto, Manu, che dice gli spoiler non gli fanno paura, perfetto. E giocano proprio sulle tue debolezze. Ad esempio, sanno che sei una persona che ha perso il padre, ti diranno che se fai parte della loro comunità o farai parte di questi incontri, per esempio, in tempo zero ti finirà tutto il dolore, lo supererai, eccetera, cioè ti fanno credere nell'impossibile per attirarti. Il problema è che poi quando le persone più deboli, che non sanno effettivamente controllare questa cosa, o che si fidano magari o vogliono superare prima il dolore, esattamente come la protagonista di Hereditary, si ritrovano a far parte... Perfetto, perfetto, Manu! Si ritrovano a far parte... no, infatti, non è proprio da paragonare, ma... e per l'appunto ti ritrovi in questi gruppi e neanche sai poi come uscire. Esattamente come succede anche in Midsommar, che la protagonista si ritrova in questa comunità e poi non può più uscirne, o comunque in quel caso poi lei neanche più vuole. Perciò ci sono secondo me Midsommar... Poi lo vediamo bene, però secondo me Midsommar fa per certi versi il percorso al contrario rispetto a Hereditary. Nel senso che Hereditary è uno sprofondare nell'oscurità, Midsommar è un uscirne col finale che ha. Hereditary secondo me ha una forza enorme perché il discorso che hai fatto tu sulle sette, sul quale concordo pienamente, c'è anche un fattore in più. Una setta di quel tipo ti dà l'idea che tu poi non avrai nessuno a cui rivolgersi dopo. Cioè, quello che fanno le sette è isolarti, nel senso non farti vedere, di non poter parlare con nessun altro, portarti a vedere quelli che erano la tua famiglia e i tuoi amici come nemici, come ostacoli al tuo percorso di rinnovamento. E per una setta il rinnovamento passa per il demolire prima la persona che eri per farti diventare qualcuno che serve a loro, non qualcuno che serve a te stesso. E questo film secondo me lo fa bene. Punta tantissimo sulle debolezze dei vari membri della famiglia. Io penso alla scena quando lui torna a casa, per me è bellissima, quando lui torna a casa dopo la morte della sorella non dice nulla, si siede e non dorme, è la versione più realistica abbia mai visto di un impatto verso qualcosa di sto tipo. Non dici nulla, sei talmente annientato come persona, te siedi, non dici assolutamente niente, è successa quella cosa lì, che ovviamente è terribile a livello, e poi c'è semplicemente la madre che va di là e lo scopre dalla macchina, e c'è l'inquadratura fissa su lui con soltanto le urla e il tempo che passa. Esteticamente è perfetta quella cosa lì. Sì, ha funzionato tantissimo, anche quando lui va a scuola ed è distrutto, la progressiva distruzione di una persona fino a che poi l'unica opzione che c'ha è accettare l'unica cosa che gli rimane, che è quella, e funziona, è costruita veramente benissimo. Io non so Ari Aster che cazzarola di conoscenze abbia a livello culturale, perché sia questo che Midsommar li ha centrati in pieno su come si comportano i gruppi. Quindi. Esatto. Infatti io quando vedo questi film spesso dico la cosa che mi preoccupa di più è proprio il regista. Cioè, se ha concepito una roba del genere, tu dici che testa deve avere un regista. Cioè. Comunque adesso faccio parlare Giovanni su Hereditary, perché è proprio fresco da questo film, quindi cosa ne pensi? Cosa ti ha colpito, cosa non ti è piaciuto, anche tu sfogati. Allora, a me Hereditary, cioè per l'appunto siamo freschi dalla visione, io mi associo a tutto ciò che ha detto Jay, perché per l'appunto, cioè mi associo praticamente a tutto ciò che avete detto.
La scena per l'appunto che si stava citando prima, ovvero quello che viene inquadrata la testa della bambina travolta dalle formiche, e c'è l'inquadratura di Peter che c'è a letto, che si sentono le urla fuori campo, è molto realistica come cosa, ma ti fa salire un'ansia. Cioè, è perfetta quella scena. Diciamo. Praticamente tutto il contesto, tutto il film è una meraviglia, è una meraviglia. L'unica cosa da una parte mi dispiace perché comunque il film può risultare di già visto, perché essendo per l'appunto la prima opera di Ari Aster, un film del genere lo puoi collegare ad altri film che trattano per l'appunto queste cose. Però si può ribaltare semplicemente la situazione dicendo che per l'appunto Ari Aster questo film l'ha fatto molto meglio rispetto ad altri film del genere, e per l'appunto, a parte il fatto tutto il comparto tecnico che ci ha messo, cioè lui ha usato, cioè è la sua regia, lì certi. Cioè allora, la fotografia dei film di Ari Aster è una cosa che adoro. Ciao Brando! Ciao! Ciao Brando! Brandino! Tutti minorenni, questa live è proprio adatta a voi, Brandi. No, è un film, cioè, spettacolare. Dai primi minuti al finale. Voglio, cioè, diciamo, come dire, una nota di merito alla protagonista che per l'appunto, aspetta, come si chiama? Toni Toni Colette. Colette, che è stratosferica. Sì. Cioè, Stratosferica, cioè. è Un stratosferica. Oscar come Infatti, minimo. addirittura lei diceva che si meritava un Oscar. Io appoggio questa cosa, che praticamente. Cioè, se ne vedono di performance così in film horror, ma come l'ha data lei, secondo me, per l'appunto, è stato qualcosa di spettacolare. Ma già le sue espressioni, cioè, proprio il suo modo, cioè, sembrava realmente presa. Cioè, non mi sarei stupito del fatto che anche lei, cioè, poi non so se effettivamente, ma penso di sì, degli effetti per l'appunto di quando lei si arrampicava verso i muri, eccetera, però fosse stata realmente lei, cioè, tanto, tanto di cappello, perché per l'appunto, cioè, veramente, non mi sarei, cioè, mi sarei stupito del contrario se, vabbè, comunque, ripeto, è un film stratosferico che lancia dei forti messaggi, che per l'appunto tutto ciò che accade nel film. Ecco, magari alcune cose possono succedere davvero, però altre non lo so, perché per l'appunto c'è questo dubbio del credo o non credo. Ecco, anche quando Steve si chiama il marito, giusto? Non mi ricordo il nome del Vabbè, comunque il marito. marito quando prende fuoco, cioè, Sì. diciamo che lì, diciamo, è vero, in certe cose ci crediamo, però effettivamente una persona può prendere fuoco in quel modo. Ecco, però tipo come si comporta Peter, lì un po' di. Perché appunto ci sono state testimonianze No, Manu non era Spider-Man. No, magari però era Spider-Man in qualche multiverso. Sì, esatto, Vabbè, era praticamente Toni comunque. Colletti versione Esatto. Spider-Man. Esatto. No, comunque, vabbè, poi quando litiga col figlio, vabbè, c'è una di quelle. L'abbiamo vista tra l'altro anche in originale su YouTube, quella scena è veramente, vabbè, Sì, spettacolare. gliel'ho voluta far vedere in originale perché il doppiaggio è fatto bene, ma la performance di In Toni Collette originale. così pulita, così com'è, è una cosa da brividi. Cioè, rimani Sì. senza fiato ogni volta che apre bocca. Quando che poi tra l'altro è vero, quando abbiamo finito il film, la prima cosa che abbiamo visto quando per l'appunto incoronano Peter come ottavo film ottavo film, come ottavo re dell'inferno, per l'appunto la sua incoronazione, lì ho esclamato: c'è del Midsommar in questo Ereditary, perché per l'appunto la prima, cioè,
Ripeto, Midsommar me lo ricordo proprio per le scene che ha. Infatti, Hereditary nel finale c'è proprio questa incoronazione di Peter e questo frame di questa casa rettangolare, per l'appunto ripresa anche in Midsommar, ma molte altre cose. Mi sentirei di dire che Hereditary che ha preso da Midsommar, però essendo per l'appunto Hereditary l'opera prima e per l'appunto Midsommar prende molto da quest'ultimo. Poi vabbè, ripeto, l'aspetto tecnico è fantastico. Poi per l'appunto mi associo a ciò che dicevate prima, cioè Ari Aster. Allora, per aver concepito dei film del genere, non, cioè, potremmo aspettarcelo, non è che niente, qualche esperienza in una setta l'ha avuta, perché cioè, è fin troppo perfetta come l'ha concepito, però magari per l'appunto si è ispirato a racconti, perché comunque non solo su YouTube, ma ci sono per l'appunto testimonianze di persone che hanno fatto parte di sette, che ne sono uscite, che per l'appunto hanno spiegato come funzionavano per l'appunto certe cose. Per l'appunto il fattore 7 lo troviamo per l'appunto in Hereditary che la madre di Toni Collette è stata spinta da Joanne, che per l'appunto è Handout, la madre delle ancelle in The Handmaid's Tale, che è straordinaria, che per l'appunto si è ritrovata in questa setta all'insaputa sua, perché per l'appunto è stata adescata. E questi racconti sono all'ordine del giorno. Magari Ari Aster ci è stato totalmente coinvolto, perché per l'appunto un po' di dubbio c'è, però c'è come ha concepito sta cosa. Ecco, per l'appunto, ripeto, Hereditary è bello, anzi no, bello, è bellissimo, però ad un nuovo occhio potrebbe risultare già visto, però si ribalta subito per bene il regista. Però è da consigliare veramente. Concludo qui dicendo che come opera prima è partito la grande. Sì. Davvero. Io ci tenevo a fare anche l'appunto sul cast, per l'appunto abbiamo parlato di Toni Collette, ma anche il ragazzo che fa Peter è di una bravura pazzesca. No, infatti. Fondamentalmente sì, se vogliamo. Ma cioè, se non fosse così, i miei complimenti ad Ari Aster, perché comunque ha rappresentato tutto talmente bene che Sì, c'è un grande. o ha avuto esperienze dirette, magari si è informato tantissimo sull'argomento, oppure qualcuno di sua conoscenza ne ha fatto parte, non lo so. Però ogni cosa è particolarmente accurata. Una cosa che amo tanti, che ho amato subito di Hereditary sono stati i simboli, tutti i simboli che vengono mostrati, il fatto che per l'appunto ci sono queste inquadrature, ah ecco la fotografia, noi parlavamo anche della fotografia del film ieri che è stata è una cosa pazzesca la fotografia di Hereditary. Ci sono dei contrasti, luci, ombre, questi piani sequenza che sono Il piano sequenza lento è fantastico, ma Madonna. poi più che altro, Madonna. come Jay? Sì, No, bellissimo, bellissimo. cioè, è veramente fantastico quella scena. E a me fa impazzire l'inizio, quando si vedono tutti i modellini nella stanza di Sì. lei, poi si avvicina alla stanza, una stanza che è un modellino. Esatto. Ma poi diventa, sembra ancora un modellino, ma in realtà poi lì inizia la scena e ci sono gli attori in carne ed ossa. Non so come l'abbiano fatta, ma è una cosa che mi ha lasciata senza parole. Poi il fatto che lei rappresentasse attraverso questi modellini le sue paure, i suoi ricordi, le sue visioni, eccetera. C'è un modellino che mi è rimasto qua impresso. Quello dove c'è la mamma fuori dalla porta che li guarda dormire. C'è questa immagine fatta a modellino di loro due che dormono e la mamma fuori dalla porta con questa Sì. tunica bianca che li fissa.
non so perché, ma mi ha messo talmente tanta ansia che ce l'ho ancora impressa dopo anni. Se ci penso, vado a chiudere a chiave tutte le porte della mia casa prima che qualcuno mi osserva dormire, tipo, no. Ecco, una cosa riguardo per l'appunto Charlie, la bambina, ecco, non mi aspettavo per l'appunto che morisse in quel modo. Io più che altro mi aspettavo tutt'altro film, perché comunque vedevo i suoi comportamenti. Taglia la testa al piccione morto. Allora lì ho detto: vabbè, probabilmente sarà lei la causa che scatenerà quel che poi succederà nel film. Invece, per l'appunto, muore in quel modo, per l'appunto, che poi Jay ti dicevi che il film che ci ha insegnato a non uscire dai finestrini quando si guida, praticamente. È sconfitta, insomma. Sì, esatto. E tipo lì ho detto, sono rimasto spiazzato, ho detto ah ok, va bene. Poi ad un certo punto ci mostrano per l'appunto come elaborano il lutto. Un altro aspetto che praticamente mi è piaciuto tantissimo, cioè non te l'aspetti una cosa del genere. Esatto, concordo assolutamente. E adesso mi stanno venendo in mente altre cose da dire, ma mi sa che le dirò direttamente con Midsommar. Infatti, passerei proprio a parlare di questo. Passerei a parlare di Midsommar, poi se ci vengono in mente altre cose su Hereditary, tanto è tutto collegato, ci sono tantissime cose che secondo me collegano tutti e due i film tra di loro, anche se a livello visivo, per esempio, Hereditary è già più sul genere horror classico, perché ci sono scene molto buie, questa lentezza, sempre però al buio di notte, mentre invece arriviamo a Midsommar. Midsommar è un film che mi ha fatta impazzire, molto più di Hereditary, oso dire, ma poi ne parleremo dopo. Proprio perché non mi aspettavo che un film horror potesse essere reso in questo modo. Ora, la mia opinione, come prima, la dirò all'ultimo per poi passare all'altro banner. Faccio partire prima voi ospiti, ricominciamo il giro, faccio partire Giovanni, raccontaci di Midsommar e cosa ne pensi. Allora, Midsommar, allora, diciamo, allora, per l'appunto è un film che ha un po' cambiato l'horror in generale, perché comunque io l'ho visto una sera, a mezzanotte, e tipo uno dall'horror si aspetta di vedere scene buie, per l'appunto, eccetera. Ecco, Midsommar si svolge tutto di giorno. Già questa cosa ti lascia un po'... All'inizio un po' interdetto, perché comunque è un horror, lo vedi di giorno. Però per l'appunto è Ari Aster, può fare di tutto. Per l'appunto questa storia si svolge in questo campo svedese. Il film inizia per l'appunto con un lutto. Muoiono i genitori della protagonista che è Florence Pugh, cioè, che poi tra l'altro secondo me, oddio, no, ecco, per l'appunto l'avrei candidata più per questo film all'Oscar che per Piccole Donne, sinceramente. Perché in Piccole Donne, Questa perché... è stata fantastica, Florence Pugh. Sì, Assolutamente perché sì. in Piccole Donne è stata brava, però qui forse cioè, ha raggiunto secondo me la miglior performance al momento della sua carriera. Concordo. Perché A mani basse. cioè, l'inizio parte con lei che urla, che piange in quel modo, cioè già mi ha conquistato. Poi, allora, lei deve elaborare il lutto. Quel film mi ha affascinato e allo stesso tempo terrorizzato, Manu. Esatto. Sì, no, è vero, Sì, no, concordo. è così. È Sì. quella la bellezza di questo film. Per l'appunto poi, allora, praticamente il suo ragazzo la prende con sé, però diciamo che con i suoi amici vuole organizzare per l'appunto questa gita da un loro amico e non era previsto che andasse anche lei, però siccome lei non sa dove andare, ha perso i genitori. No, è Cruccio. L'ho preso perché sennò il cane gli abbaia, è Cruccino. Ecco. Con tutta la sua coda di 1 chilometro. È stupendo, Cruccio. Vieni qua, Cruccino. Vai.
Così il cane lo lascia tranquillo perché lui se ne deve riposare fra poco, quindi e mo se ne va. Vabbè, dove devi andare? Non lo so, vabbè. Okay. No, fantastico, guarda come si arrampica. Comunque, no, comunque, diciamo, non era previsto che ci fosse anche lei in questo viaggio, però diciamo il ragazzo dice agli amici, no, dai, ha subito sta cosa, portiamola con noi. Comunque vanno in questo campo svedese, che all'inizio sembra tutto rose e fiori, che è beh, cioè, vengono accolti calorosamente. Insomma, no, vabbè, sì, vabbè, no, che comunque, sì, diciamo che poi letteralmente rose e fiori, perché sì, tutto fiori, sì, è tutto i fiori, belle, è tutto cose belle, cose luminose, è che poi tra, cioè, che poi tra l'altro è vero che all'inizio mi, cioè, diciamo che non è che mi stava prendendo, devo dire la verità, però poi ad un certo punto i veri problemi partono quando per l'appunto trovano sto signore che per l'appunto su un burrone, ma questo ora che vuole fare? Ad un certo punto questo dal nulla si butta giù e tipo e non muore, cioè non muore, e arriva sto tizio col martellone e praticamente lo sfracella e tipo io rimango così, ma cosa cavolo sta succedendo? E tutti cominciano a farsi domande, cioè ma cosa succede? Perché sta cosa? No, guarda, era un rituale. Cioè, un rituale, cioè, certo, è roba di tutti i giorni praticamente. E comunque finisce lì, però comunque questa cosa rimane, cioè com'è possibile una cosa del genere? Ad un certo punto questo amico, mi pare che comincia anche a drogarli. Sì, avevano iniziato subito con i funghi, con sì, i funghi allucinogeni. Appena sono arrivati lì, subito si sono messi a... Sì, bevono, si drogano, cioè praticamente succede quello che in realtà in una gita non dovrebbe succedere, ma comunque... poi vabbè, anche qui parte il lato tecnico di Ari Aster, cioè ci sono delle fotografie, cioè c'è una fotografia allucinante, le cose piramidali, i fiori, qui vengono usati molto i fiori, per l'appunto è un film basato molto sui fiori, la fotografia con i tizi, con i fiori agli occhi. Allora, come diceva prima anche Manu in chat, ma poi anche noi che praticamente ci ha terrorizzato, ci sono certi momenti che ti fanno accapponare la pelle, in particolare come vengono sacrificate certe persone, vengono letteralmente aperte queste persone e gli vengono fatti uscire i polmoni, cioè con delle pinze, cioè è come se creassero, esatto, appunto delle ali, però tipo è come se creassero, cioè proprio una loro arte, è come se fosse artistica. È la cultura nordica delle rune, che poi viene dai vichinghi, era l'aquila di sangue. Ti toglievano i polmoni, ti aprivano le costole, li posavano sopra e sembravi un'aquila insanguinata. Era il rituale nordico della punizione degli infedeli. Che devi fare? Era quello lì, comunque. Niente, vabbè. Devo stare così perché è così, vabbè. Allora, Mano ha scritto, la scena delle tizie che prima ha fatto accapponare la pelle, come se per loro fosse normale uccidere e fare sesso. Sì, sì, sì. No, ma è vero. Per poi, per l'appunto, a sta cosa, ora per l'appunto ci arriviamo tranquillamente. Sì. Cioè, praticamente loro per l'appunto fanno bonzi bonzi, come se niente fosse, praticamente. E poi, per l'appunto... cominciano anche a fare morti, naturalmente, non soltanto rituali, ma anche nel gruppo proprio di Florence Pugh, per l'appunto, muoiono gli amici. Il ragazzo di lei, non ancora, lo tengono per l'ultimo, però per l'appunto questo fatto dei rituali... Cioè, questa cosa degli umani sacrificati per poi aperti è affascinante, cioè è orrorifica come cosa. Bonzi bonzi, Manu, fanno bonzi bonzi. Cioè,
È orrorifica come cosa, ma è dannatamente affascinante dall'altra parte, perché comunque le vedi come delle arti. Però se ci pensi, oddio, sono persone sacrificate, cioè è un po'. Ti vengono i brividi, però ecco, anche con Hereditary ci sono certe cose orrorifiche, ma sono affascinanti. Il sesso in questo film, per l'appunto, è anche quello, è come fosse routine. Il ragazzo di lei viene rinchiuso in questa pelle d'orso all'ultimo, che viene incendiato in questa casa, un altro rituale che poi lei all'inizio no, vuole andarsene, cioè vuole andarsene, Sì, lei se ne voleva lei se ne andare vuole andare, però all'inizio. la adescano, perché per l'appunto, essendo una setta, quella che poi si scopre essere una setta, pian piano la portano a sé e lei. Con la scena dell'ultima incoronazione, col sorriso che fa alla fine, cioè per l'appunto è come se alla fine l'hanno presa, è come se alla fine l'avessero presa e lei ci gode in questa cosa, cioè da che parte che lei non se ne vuole andare, a lei che poi alla fine rimane, addirittura la fanno lì, la incoronano, ti spiega come per l'appunto, come ti adescano e come ti fanno entrare parte. In questa setta, nonostante perdi degli amici, perché comunque muoiono i suoi amici, muore il suo ragazzo e lei ha una certa, è come se non gliene fregasse più nulla, perché oramai è quella la sua nuova casa. E questa è una cosa che praticamente rimani lì dicendo: ma cosa cavolo ho appena visto? Infatti, poi dopo, da come non mi prendeva per niente sto film, poi dopo mi è totalmente ribaltata sta cosa. È fra i più grandi film horror che abbia mai visto, e tra l'altro l'ho visto solo una volta e mi è rimasto impresso. Ari Aster in questo film, cioè, mi dispiace che film del genere non vengono calcolati specialmente in premiazioni, perché all'Oscar gli avrei dato non solo nomination, ma anche qualche premio gliel'avrei dato. L'avrei candidato a miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attrice, in molti premi Miglior gliel'avrei fotografia dato. figura. Sì, Fotografia anche, esatto. fotografia, la scenografia, molti premi gliel'avrei dati. E niente, io concludo col dire che insomma, cioè, oso dire che è un capolavoro come film. Concludo dicendo questo. Perfetto. Arkham invece, di la tua, io in questo momento sto ascoltando tutti i vostri discorsi e vorrei vomitare un sacco di parole su questo film perché io impazzisco, quindi poi mi sfogo anche io, ma dopo prima faccio parlare i miei ospiti. Quindi Arkham, vai pure con il tuo parere su Midsommar. Allora, ok, io ho adorato Midsommar Difficile e ne ho parlarne, lo visto so. senza, no, perché ogni tanto devo controllare che sta fa quell'altro lei che se ne va. Ah, E perché lui controlla me, io controllo lui, appena non lo guardo più fa quello che vuole. Quindi, comunque, io l'ho guardato senza guardare nessun trailer, perché il trailer è anche molto spoileroso in realtà. Ti fa vedere già ok. Sì. delle cose. Negli horror o nei thriller io evito di guardarli, perché rimettono tutte le scene più fighe e poi al cinema hai visto tutto. E per quanto questo film abbia tantissimi messaggi profondi e tutto, se avessi visto prima delle scene, come ad esempio il salto della roccia o altro, non mi avrebbe colpito allo stesso modo. Nel trailer c'è perfino lei nell'abito dei fiori, quindi c'è certo, in finale. Cioè, Per dai, fortuna non neanche io l'ho l'avevo visto il visto. trailer, mi ero rifiutata. C'è tutto. Allora, una cosa che ho adorato è come il film ha dentro tantissimi stili registici. Se ha delle scene, soprattutto all'inizio, fredde, simmetriche, precise, tagliate quasi, ha poi altre scene completamente dinamiche dove la macchina gira intorno ai protagonisti, dove li segue nei movimenti, dove è Sì. stracoinvolgente. Quindi è stato bravissimo a gestire lo stile della ripresa e anche la fotografia, che all'inizio è freddissima, blu, un rosso scuro, cupo. È un film anche questo che parla di elaborazione del lutto perché lei perde la sorella. È un film che parla anche di relazione tossica, perché il ragazzo è una vera merda, si può dire. Il ragazzo di lei è uno che in realtà sta con lei, ma vorrebbe lasciarla. Non la lascia, non perché non, 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 non
dei motivi strani, ma solo per convenienza. In quel momento, fingendosi buono davanti agli altri, rimane con lei, quando in realtà vorrebbe mollarla, ma il biglietto per la Svezia lui l'ha preso da solo. Lei arriva dopo. Sì. Sì, sì. E mi piace come hanno gestito il divario fra i due, sono due persone distanti. C'è una scena bellissima in cui lui sta parlando e lei la vede riflessa nello specchio, come fosse proprio un'altra dimensione sensoriale. Non stanno più neanche nella stessa realtà, cosa che si andrà a potenziare guardando il film. Quando arrivano al villaggio e c'è quella ripresa che gira intorno e loro entrano sotto sopra, bellissima. E cioè, c'è anche l'eredita, c'è anche l'eredita di questa ripresa dalla volta, bellissima. Sì, che te la proprio l'idea sei entrato in un'altra dimensione, un'altra realtà da lì in poi. Hai come varcato un portale. E poi è bellissimo il fatto che sia Midsommar, no? È metà estate, c'è cioè il sole di mezzanotte, c'è tutta una serie di cose, non confondi la notte, il giorno, le sensazioni, una luce talmente accecante che non distingui più neanche le cose che stai guardando, con questa popolazione, questa tribù vestita di quel bianco accecante che non fa altro che dare allucinogeni, balli psichedelici, è tutto sempre più immersivo e ti porta sempre più dentro. Una cosa che secondo me viene potenziata dai protagonisti, dai vari personaggi che vengono rappresentati con varie sfaccettature. C'è lei, la protagonista, che funziona tantissimo. C'è Christian, che è il fidanzato, che è una persona piatta, irrispettosa, inaffidabile, una persona che assolutamente non ha rispetto di lei e delle sue volontà. È metaforicamente una persona aggressiva, selvaggia, è un orso e farà quella fine lì, divorato dalla sua stessa crudeltà, e farà quella fine bruciando letteralmente nel tipo di persona che è stata, venendo punito per il tipo di persona che è stata. È quasi un contrappasso per certi versi. C'è Josh, che è questo ragazzo che fa l'antropologo, e ovviamente, e secondo me c'è una cosa interessante nel film, Ari Aster è stato molto bravo a inserire un personaggio così. Noi guardiamo il tutto dalle prospettive di una civiltà moderna. Facendo antropologia, però, la prima cosa che devi fare è toglierti il pregiudizio culturale. Li devi guardare, per quanto quei rituali possano sembrare e sono crudeli, non è la tua cultura. È molto difficile, ma li devi guardare dall'altra parte. Non puoi interferire, non puoi intervenire, non puoi giudicare, perché se lo fai alteri il quadro. Cioè tu devi riprendere anche le cose più terribili che ti sembra di guardare senza giudicarle in nessun modo. È difficile, però è l'unico modo per approcciarsi a una cultura. Se la vedi dai tuoi occhi non la puoi capire, devi entrarci dentro. A me non dispiace il fatto che quando accade il salto dalla roccia tutti sono terrorizzati, lui rimane impassibile e deve restare. Dice, ok, ma io lo devo capire quello che sta accadendo. Poi però è irrispettoso perché va a toccare il libro che non deve toccare, e quella è un'interferenza. E non lo puoi fare. Cioè, se c'è un manoscritto sacro e quant'altro, non puoi andare tu, ok? Una cosa che ho apprezzato tantissimo, dico una cosa, qui vado controcorrente, non è una setta, nel senso che è una tribù con delle regole, sì, una società strutturata, gerarchica, basata sul matriarcato, una cultura predeterminata, precisa, non è un'organizzazione che tende a isolarti dal sistema, ricordiamo che sono loro che sono andati lì. E nel momento in cui tu entri in un'altra sfera d'appartenenza, i tuoi valori, la tua cultura, non possono valere più di quella del luogo dove sei. Qua entra in gioco, inconsapevolmente ovviamente, senza nessuna volere di pregiudizio, un comportamento che tutti abbiamo. Quando gli altri sono a casa nostra siamo severissimi, ma quando andiamo a casa degli altri siamo in diritto di fare ciò che vogliamo. Indirettamente, faccio un esempio, voi siete doppiatori. Questa cosa nel doppiaggio succede. Se Jared Leto fa Super Mario, ci incazziamo. Se però noi facciamo gli stereotipi delle lingue altrui,
Questo sì. È vero. Sì. Mi viene in mente quello indirettamente lo lì. facciamo tutti. Mi viene in mente il personaggio in Midsommar che ha fatto pipì sull'albero sacro. Tronco sacro, esatto. E se per Tronco un e popolo avevano ragione a punirlo. avevano ragione, se per un popolo è Avevano sacro ragione a punirlo, avevano il tronco. ragione a punirlo perché non potevano fare una cosa del genere. Esatto, quello è una forma che abbiamo tutti, purtroppo, è etnocentrismo, è quando la nostra cultura va al centro rispetto a quella degli altri, anche quando sei a casa degli altri. Quindi è colonialismo culturale, succede Sì, è vero. indirettamente, ovviamente nessuno lo fa con la volontà di farlo, ci abbiamo sulle spalle secoli di atteggiamenti d'altro tipo. Però una cosa che ho apprezzato veramente tanto è come questo popolo condivide le emozioni. Quando urla di dolore l'uomo che è caduto dalla roccia, urlano tutti. Quando c'è il rapporto sessuale nella casa lì e tutto quanto, tutte quante le altre donne partecipano come se fosse un piacere condiviso. Quando urlerà è una forma di urlo di liberazione in realtà, poi quello della protagonista. Quando urlerà di liberazione lei, Dani. E sarà un urlo liberatorio al quale si associeranno tutte. Perché lei vede il ragazzo che sta facendo sesso con tutte le altre, urla di rabbia ed altro in mezzo, e tutte si uniscono. Quindi questa forma, che poi tra l'altro esiste, questa forma di condivisione emotiva della tribù rende il dolore di uno quello di tutti quanti. Quindi per lei, che era sempre stata isolata nel proprio dolore, vedere più comprensione da questa tribù che non conosce più di quanto ne ha ricevuta da tutto il resto del mondo, la fa sentire appartenere, dice: ma stai a vedere che forse non sto meglio qui che altrove. Ma non perché l'hanno plagiata, ma perché l'hanno capita. Paradossalmente, lei si è sentita più compresa dalla Sì. tribù che dal mondo. Ed è una visione molto interessante, poi tolto che c'ha delle cose sceniche assolutamente geniali per me. La scena dei fili d'erba che crescono dalla mano, cioè è proprio come queste cose allucinogene ti fanno entrare in quel mondo sempre di più, vieni avvolto pure dalla natura, dalla luce, il ballo quello lì intorno al palo dei fiori è bellissimo d'estetica, cioè ti gira intorno che tu sei là, gira con loro, è proprio fatto bene, veramente stupendo. Penso che sia un film molto forte, non è particolarmente violento, perché alla fine la scena di violenza, forse è solo quella del martello, perché in generale, al di là delle Sono solo uccisioni, 3 scene splatter, forse. In 2 ore sì, tre alla scene fine, sono un po' forse splatter. le uccisioni, quando vedi le uccisioni vere e Sì, l'uccisione. proprie, i fiori negli occhi, quella è già estetica. Tra l'altro, ha un'estetica ipnotica, comunque sia, Sì, è vero. molto Sì. particolare. Bello il fatto che nella stanza del dormitorio sono scolpite nel muro tutte le cose che accadranno ai personaggi, in realtà. Se fossero stati più rispettosi e più attenti avrebbero capito quel mondo. E a me questo è interessato molto, la coppia che poi dice noi ce ne vogliamo andare tutto. Non può andarsene, ovviamente. Non puoi andartene perché tu sei entrato all'interno di una realtà nella quale non è che poi prendi, te ne vai e per raccontare a tutti, non funziona in quel modo. E poi lì va capito se Christian li ha portati per una trappola come sacrificio, perché Christian non ha mai poi effettivamente spiegato prima quello che avrebbero trovato. Però potrebbe essere una trappola, ma se vogliamo potrebbe anche non esserlo, se dal suo punto di vista quelle cose culturali sono normali. Certo, avrebbe potuto dire, guardate che vedrete gente lanciarsi dalle lupi. Magari avrebbe potuto dirlo. Però, vabbè, infatti. Avrebbe potuto dirlo, però è vero pure che dopo tutto c'era il ragazzo antropologo che si era informato, ha voluto andarci. C'erano altre situazioni in cui, secondo me, la trappola vera era più per la ragazza che altro. E che per il gruppo in sé, il gruppo era anche una massa di discreti imbecilli, dopo tutto, eh? Penso che sia un film che se noi dovessimo metterci, qua è un po' come Scappa Get Out, se dovessimo metterci ad analizzare ogni singolo simbolo stiamo 3 ore,
però Esatto. quindi se ne parla per quanto Una possibile, live a però parte solo per i simboli. quindi, allora, quando farai scappa get out, preparati, però No, dai, ci vai. proveremo. Sì, ogni cena c'è una roba dentro, anche As Scappa get out c'è da impazzire, però ecco, in sintesi, Midsommar per me, che hanno fatto benissimo a non tradurre in nessun modo, e mi piace che sia proprio come lo chiamano loro, neanche Midsummer, proprio hanno tenuto Midsommar, che mi piace, secondo me è un film thriller horror, ma anche molto, è quasi documentaristico in delle parti. Penso che la scena di lei che cammina con l'abito fatto di fiori sia una delle più belle che abbia visto negli ultimi 30 anni, per estetica e forza, in un horror quantomeno di sicuro, e perché lei è appesantita dall'abito di fiori che non riesce a muoversi, ma al tempo stesso è sollevata moralmente. Che cacchio vuole questo? Al tempo stesso è moralmente sollevata, lei sorride, lacrima e sorriso, c'è un pianto di pura liberazione, lei non traspare neanche la sofferenza per il ragazzo che brucia, può esserle dispiaciuto per gli amici, forse fino a un certo punto, ma forse si rende conto che lei al mondo prima non è mai appartenuta e basta. È un film fatto di liberazione dagli obblighi, eh. Magari anche in chi ha un discorso complesso. È vero che la sorella si suicida ed è una sofferenza, ma è vero pure che poi i rapporti familiari sono veramente complessi. Dire, cioè, noi a volte giudichiamo, però sembra che non ci stia abbastanza male per la morte di. Ragazzi, cinicamente, nessuno ha detto che debba starci male. Noi non sappiamo come funzionano poi i meccanismi familiari di una singola famiglia e come ogni famiglia si gestisce le situazioni. Noi abbiamo una visione, e qua è Certo. cultura, molto cattolico-centrica e occidentale, per cui la famiglia sacra. Nelle famiglie succede di tutto. Non sta scritto da nessuna parte. So che è molto cinico, ma che cavolo devi fare tu? No, mo vedo Fabio che si lascia morire, non ho capito che gli ha fatto quel coso lì, e lascio perdere. Allora, comunque, noi abbiamo una visione per la quale i miei fratelli devono volersi tutti bene, padri e figli, madre e figli, tutto. Non è vero, non è vero, assolutamente non è vero. Nelle famiglie succede tutto, e non, quindi. Se lei era in qualche modo, può sembrare brutto, ma se lei in qualche modo con la sorella non c'aveva rapporti, era dispiaciuta, ma al tempo stesso una parte di lei, libera da una dipendenza, non è una cosa che possiamo giudicare noi in realtà, perché poi succede nella realtà sta roba. Aster, e lo dico perché Aster è terribilmente clinico nel portarti scene ai dolori familiari e alle sofferenze. E ti dice che questa persona in quel mondo con quelle regole non stava bene. Lei ha scoperto di star bene nella tribù. Viene in mente, ci stanno persone che lasciano tutto e vanno a vivere per strada, nella realtà, o che lasciano tutto e vanno a cercarsi la guerra. I reporter di guerra, ci stanno persone che vivono cercando altro. L'avete visto Into the Wild? C'è Sì. gente. La normalità non basta, non è la loro normalità, quindi non è giudicabile, tra l'altro, quella cosa. Quindi ecco, è un film potentissimo. Ari Aster fa dei film che sono perfetti se hai fatto umanistica, perché poi ci impazzisci sopra. Sì, E concordo. se, Sì. cioè, lì sarebbe da stare col taccuino e segnarsi tutte le cose. Vero. Però io penso che sia molto bello, molto potente, molto forte come messaggio. Spero che Midsommar sia. A lui piace molto lavorare questa cosa delle famiglie, quindi spero che sia. Lo vedo che lui Hereditary, Midsommar, va sempre più ad approfondire le interpretazioni, le chiavi. Florence Pugh è perfetta, perfetta. Sì. Florence Pugh è, non lo so, cioè, quello che fa, Sì. bravissima. Colette nell'altro manco serve dirlo. Pensare che Bravissimo anche le mie Aster. amiche avevano detto che non era espressiva. Chi? Quelle mie amiche a cui l'ho fatto vedere.
Florence Pugh non era espressiva. Aveva detto che non era espressiva, io ero tipo... No, Toni Collette, Toni Collette. E io ero tipo, stiamo scherzando. Penso che... Guarda, credo che col pianto di Toni Collette e con la faccia di Florence Pugh nel finale ci fai un quadro proprio, cioè sono perfetto. Appunto. Infatti. Cioè, veramente ero tipo, ho dato il film giusto alle persone sbagliate. No, vabbè, non c'è niente di male. Io penso sul piano tecnico ad Esther non gli puoi dire proprio niente. Sul piano tecnico. No, infatti, non puoi. È assurdo come tutto sia super luminoso e delle volte sembri tutto freddissimo, pure se è inondato di luce. Cioè sembra veramente tagliente quella luce lì, è gelida. Cioè dici, sì, ok, è talmente luminoso che fa paura, era meglio stare a buio. Troppo. Cioè dici, non so dove sono, non è tutto troppo. E veramente fra gli scenari, vabbè, della Svezia sono una cosa splendida, vabbè. Sì. Bellissima. Dice Ari Aster che nessuno dei rituali è ispirato a culture davvero esistenti attualmente. Il film dice pure non potrete portare fuori quello che c'è. Chi ha speculato e che ha detto lui in realtà li ha visti, cioè, o meglio, ha scoperto che esistono, però deve starsi zitto. Però li ha riportati, ma non esiste. Se uno vuole speculare, ci trovate tutto. Però che in passato, magari attualmente no, ma che in passato c'erano queste cose, sì, è vero che facevano queste cose qua in passato. Oggi no, ufficialmente parlando. Quindi, film straconsigliato. Voglio dire una cosa solo, Manuel prima ha detto lo recupererò. Allora, io dico una cosa che dico a tanti, l'ho detto anche a un ragazzino quando ha detto voglio rivedermi Onward, voglio vedermi Onward, recuperare. Guardate lì, sappiate a cosa andate incontro. Nel senso che io ve lo posso consigliare, dico sì, guardalo, però ti dico anche, poi devi sapere tu se sei nella condizione personale emotiva. Ci stanno pure momenti in cui i film vanno guardati nel momento in cui sei in grado di recepirli, perché certo. Le storie ti entrano dentro, quindi parla di certe cose, se sei in grado di assorbirle e recepirle, io Onward non lo consiglio a tutti, quindi se sei in grado di recepirlo, assorbirlo, fallo, se però sappi che insomma c'è un impatto emotivo non indifferente in questi film qua. Esatto. Però sul piano tecnico sono dei must, vanno visti, quindi sì, sul piano tecnico sì, se siete cinefili fatevi un regalo, guardateli. Sì, concordo. Concordo con tutto ciò che avete detto, sia tu sia Giovanni, prima. A me la prima cosa che aveva proprio colpita tantissimo di Midsommar era stata proprio l'estetica. L'estetica che non ti aspetti da un film horror, perché in questo film è tutto. Innanzitutto luminoso, c'è questa luce accecante. Io penso che al cinema le persone stavano proprio con gli occhi socchiusi, perché proprio ti acceca, è una luce che ti acceca. Vero. Poi un'altra cosa che viene proprio sdoganata dell'horror sono i personaggi mostruosi. Qui ci sono cose mostruose fatte da personaggi che sembrano degli angeli, con tutti questi abiti, fiori, tutti i movimenti così delicati, eccetera. E poi fanno cose atroci, atroci per noi che ovviamente le guardiamo da fuori. Però parlando anche del lutto, a proposito dei vari lutti che ci sono nel film, una cosa che mi ha colpita è che nessuna morte noi la vediamo. Noi possiamo solo immaginare che cosa sta succedendo, perché sappiamo che cosa è in grado di fare questa comunità, questa tribù. Ma nessuna morte viene vista, cioè noi non vediamo un personaggio morire, lo vediamo solo una volta dopo, quando ormai è morto. Ad esempio del ragazzo nero vediamo la gamba in mezzo alle piante, del ragazzo invece che aveva fatto la pipì sull'albero vediamo lui appeso dai polmoni, però è sempre un dopo, cioè vediamo tutto ma lo vediamo dopo. È un film che si basa proprio su una paura che cresce sotto pelle, secondo me.
Non c'è niente che effettivamente, non c'è un jumpscare, non ci sono scene paurose a livello visivo. È questo che mi ha colpita tantissimo, perché tutto ciò che ti fa paura perché non lo vedi. Oppure è fatto da persone meravigliose a livello estetico che fanno cose mostruose. E poi c'è questa lentezza che può piacere come può non piacere. Io assolutamente l'ho amata, questa lentezza, perché è una lentezza che nel contesto ci sta e ti aiuta a percepire sempre di più quella paura che cresce in te, quella preoccupazione, perché tu dici, oddio, che cosa saranno mai in grado di fare queste persone? Il mio professore di cinema diceva proprio questo, che negli horror noi proviamo paura proprio quando non vediamo chi fa determinate cose o perché e come fa queste cose. Cioè il non vedere ti porta a immaginare, e l'immaginazione è personale. Tu puoi veramente immaginare di tutto, anche gli scenari più atroci. E Ari Aster gioca proprio su questo, su lasciare allo spettatore la possibilità di immaginare le peggio cose. Tu non saprai mai che cosa è successo e non saprai mai come l'hanno ucciso, lo puoi solo immaginare. E questo fa ancora più paura del vedere effettivamente una morte, un'uccisione. E poi c'è questa estetica veramente incantevole. È tutto bellissimo, tutto immerso nella natura. C'è questa comunità che li accoglie subito. E a proposito della protagonista, concordo con ciò che è stato detto prima, sul fatto che lei in realtà è come se si liberasse all'interno di questa tribù. Lei si ritrova in mezzo per sua volontà fino a un certo punto, perché lei voleva semplicemente seguire il ragazzo. Però poi si ritrova all'interno e vuole andarsene. Poi man mano che conosce le varie persone al suo interno, si rende conto che effettivamente può avere una famiglia che lei non ha mai effettivamente avuto, perché ha sempre avuto problemi a livello familiare, si è sentita sola anche con la sua relazione col fidanzato, che praticamente era uno stronzo. Quindi praticamente, a proposito del ragazzo, c'è la versione estesa di Midsommar che dura tipo mezz'ora in più, e si può guardare per curiosità. Ci sono solo delle scene in più dove il ragazzo fa lo stronzo, quindi sono solo delle scene in cui odi ancora di più il ragazzo, perché ti rendi conto proprio della persona orribile che è. Ed effettivamente, se ci mettiamo dal punto di vista di Dani, lei in quella comunità trova qualcuno che l'accetta, che l'accoglie, che addirittura la incorona come regina e la venerano. Cioè, se lei piange, piangono con lei, se lei ride, ridono con lei, qualunque cosa la fanno insieme a lei. È un tipo di attenzione che lei non ha mai ricevuto nella propria vita. Addirittura anche il sacrificio del ragazzo, se non sbaglio, è lei che ha deciso di farlo. Cioè lei poteva decidere chi sacrificare, lei ha deciso di sacrificare il fidanzato, se non sbaglio. Mi ricordo che alla fine dovevano tipo fare tot sacrifici. Mi pare di sì, sì. E lei aveva scelto il ragazzo, infatti c'è lei disperata e c'è quella scena finale che è una poesia, una cosa bellissima. Perché c'è lei inizialmente con questo sguardo di disperazione che piano piano diventa un sorriso quasi di soddisfazione. Sì, infatti, cioè pare che proprio non vedeva l'ora che succedeva una cosa. Cioè praticamente lo ha dato lei in sacrificio. E in più, esatto, è una liberazione. Quello che dicevamo prima, se Hereditary è un film di distruzione, oserei dire, Midsommar è un film di liberazione. La protagonista si libera, cioè effettivamente si libera, e noi notiamo quella liberazione con questo riso finale. Poi una cosa che volevo aggiungere, basandomi anche su quello che avete detto voi, è che noi spettatori possiamo sapere persino come va a finire il film dalla prima scena. Dal primo fotogramma si apre con questo quadro, e questo quadro mostra tutta la storia del film. Cioè già solo con quello avremmo già visto tutto.
poi tutti i vari disegni, le vari muri, tutto ciò che viene inquadrato, è sempre una preparazione a ciò che il regista ci farà vedere dopo. Quindi praticamente man mano scrive la nuova Harley Quinn, esatto, di un altro universo, però ci può stare, perché effettivamente c'è questa liberazione, una sorta di rivalsa della protagonista. E questa cosa dei vari simboli, delle rune, dei disegni, queste illustrazioni che ti dicono cosa succederà poi, è bellissimo. Io l'avrò visto almeno 6 volte, Midsommar, 2 volte nella stessa settimana, perché avevo proprio bisogno di godermi qualunque frame di questo film, analizzare proprio frame dopo frame, perché penso che sia un film pazzesco. Il sorriso finale come Joaquin Phoenix in Joker. Il personaggio è diverso, la risata è diversa. Diciamo che la natura della risata è diversa. Sì, ed è un è differente. Sì, ma anche perché Su Danny non è che ride. Harley Quinn ci sei andato vicino, però, eh? C'è un Sì, che. sì. Su Harley Quinn sì, in realtà. Sì. Io Però volevo dire dovrebbe un'altra essere più l'emancipazione di Harley Quinn, in realtà. Se Harley Quinn dovesse emanciparsi da un Joker, sarebbe quella cosa lì. Mi piace. Esatto. Poi parlando dei vari lutti, io ho fatto un video proprio dove anal ho analizzato Midsommar e scleravo, ci ho proprio fatto un video perché dovevo assolutamente parlarne, quindi per me è una goduria poter fare proprio una live parlando di questo film, è bellissimo. E avevo proprio analizzato anche il tema del lutto, che anche questo è ricorrente nel cinema di Ari Aster. Poi vedremo anche col prossimo film, vedremo che cosa si ripete o se cambia totalmente genere o tematiche. Però anche il lutto, l'elaborazione del lutto, anche Dani subisce questa perdita. Si può dire che anche la separazione dal fidanzato può essere considerato un lutto, perché comunque è comunque un legame che si spezza in qualche modo. Quindi può essere anche un lutto quello. Diciamo che ci sono i personaggi che sono sempre provati da qualche emozione o da qualche situazione molto forte. Prima è stata citata una delle mie scene preferite a proposito di emozioni, che è quella dove le ragazze urlano insieme a Dani e piangono insieme a lei. Quella scena mi fa venire la pelle d'oca ogni volta che la vedo. Io Bella. penso, sì. Io penso che a livello attoriale, da attrice, posso dire che una scena del genere deve essere stata bellissima da fare, perché si crea quell'energia, tu dallo schermo percepisci l'energia delle attrici che urlano insieme alla protagonista e si caricano a vicenda. È un continuo, non saprei come dire, è una caduta verso la follia più totale che alla fine. Così folle non è perché alla fine arriva a una certa lucidità, a una lucidità più che altro personale, arriva ad avere delle rivelazioni più che altro personali, la protagonista più che altro. Poi c'è la scena dove il ragazzo viene praticamente stordito ecco, questa è un'altra cosa che io ho trovato atroce, un'altra cosa bella che viene fatta. Viene resa in modo atroce perché il sesso dovrebbe essere una cosa bella, ma nel film lui subisce a tutti gli effetti uno stupro. È una violenza perché lui non sa quello che sta facendo. All'inizio del film c'era lui che faceva tutte le battutine sulle svedesi, ah, adesso vado, faccio, tipo, Poi effettivamente questo desiderio si avvera, ma non esattamente come l'aveva pensato lui.
perché non capire niente mentre lo stai facendo ed essere usato letteralmente come un inseminatore, cioè veniva usato solamente per il suo seme, perché doveva mettere incinta la ragazza, ma poi di lui come persona a quelle persone non fregava nulla. È atroce questa cosa, cioè veramente orrifica. Ecco. Orribile. È orribile, sì. Orrorifica. Sì, di fatto sì. È in queste cose che sta l'horror del film, cose atroci in un contesto che non ti aspetti. Perché tu vedi questo villaggio e dici, mamma mia che bello, ci andrei a vivere tutto immerso nella natura. Poi dal tuo punto di vista guardi tutto quello che succede ed è una cosa atroce dopo l'altra. Però collegandoci al discorso che abbiamo fatto prima, atroce per noi perché una cosa del genere per noi è inconcepibile. Per loro invece era totalmente normale. Mm-hmm. Ad esempio il sacrificio della rupe, sì. Loro hanno raccontato del sacrificio come se stessero raccontando come fare la pasta al pomodoro, sì. Cioè, sì, per loro è... con una tranquillità pazzesca. Era ma la cultura è quella cosa lì, eh? Cioè, faccio un esempio diverso, noi ci scandalizziamo per i cani mangiati in Cina, ragazzi, per 1,5 miliardi di persone nel mondo mangiamo le mucche e siamo dei miscredenti, cioè è sempre esatto, un fattore esatto. Culturale, cioè, tutte le cose sì, sono un fattore. Tu prima hai detto la religione, no? La religione è un'evoluzione sì. Culturale, quella sì. Cosa lì, infatti a scuola si dovrebbe insegnare storia delle religioni e non catechismo, tra l'altro. Infatti è per questo che io facevo religione, perché non era catechismo, non è che ti faceva pregare, esatto. Cioè parlava delle religioni in generale. Io sono ateo, premessa, però c'è la Bibbia, là sopra c'è sta il Corano, e a me la religione come fattore di evoluzione culturale piace, perché sì, è interessante. Sì, sì. Anche Midsommar ti parla di una religione, dopo tutto, di un culto. E... Esatto. 2000 anni fa adoravano Zeus, adesso ce ne sta un altro, un giorno sarà un altro. Ma funzionano così le società, non è una cosa... Poi è chiaro che noi vivendo questa, come tutte le società del tempo, la riteniamo eterna. Non sappiamo come cambierà sta cultura e come cambierà tutto, quindi c'è anche quello. Midsommar ti dice che all'interno della cultura ipermoderna tua c'è altro. E quando ci entri dentro devi rispettarlo quanto la tua, perché sennò sono cavoli. Esatto, io ho toccato il libro sacro, no? Se arrivasse uno a sfogliasse la Bibbia in una chiesa, quanto si incazzerebbe la gente? Esatto. Cosa... alla fine è quello. Poi certo, non da lì non gli diamo fuoco, però ciò non toglie. Sì, esatto. Io? Sì, scusa, diciamo che è estremizzato. In questo caso però, non gli dai fuoco, ma succede altro. Faccio un esempio. C'è stato il Pride a Roma l'altro, quando era ieri, l'11-12, c'è stato il Pride. Dall'altra parte ci stanno rappresentanti della cultura moderna, anche religiosa, che sono contrari, che fanno i salti, che sperano che non succedano mai una serie di cose. L'Italia sta indietro su una marea di roba, pure su quello che riguarda la gestione della vita, su quello che riguarda le donne del corpo loro non decidono perché decide qualcun altro, tra l'altro più delle volte uomini. E quella non è arretratezza, cioè, okay. Anzi, per me è molto più arretrato l'oggi con gente che dice no, sei donna però decide l'uomo del tuo corpo, della tua vita, rispetto a una tribù che vive per fatti suoi, che c'ha dei riti che sembrano brutali, ma fanno parte di un contesto culturale. E rispetto a noi che dovremmo essere andati avanti, però ancora stiamo con gente che dice che la donna deve stare a casa. Cioè, a me fa molto più incazzare quello, onestamente, per me, sì, poi. No. Quindi, sì, però... concordo. Il mondo è bello. Se volete aggiungere altro su Midsommar, se no passerei al prossimo banner, dove... No, io non avrei altro. Andiamo. Vabbè. Ok, andiamo avanti, perché qui torniamo sempre sui due film. Hereditary contro Midsommar. Qual è il migliore? Ho voluto mettere questo banner perché c'è un po' questa...
questa sorta di duello sui social. La prima cosa che ti chiedono quando parli di Ari Aster è: hai preferito Hereditary o Midsommar? Quindi ho voluto fare un dibattito anche su questo, anche nei commenti, per chi ci sta seguendo fateci sapere. Quindi io partirei di nuovo col giro all'inverso, partirei con Arkham e chiederei: secondo te qual è il migliore e perché? Se c'è un migliore, perché si possono apprezzare anche tutti e due. Quindi non per forza bisogna scegliere. Difficile. Allora, facciamo così. Allora, premesso che secondo me è il proseguo dello stesso concetto in realtà, però ti dico, Hereditary mi è piaciuto tantissimo, ma uscito ho detto ok, figo, va bene così. Midsommar per me, se durava altre 7 ore, lo guardavo. Quindi per quel tipo di impatto ti dico Midsommar, perché Midsommar è talmente immersivo che ho detto no, adesso tu mi dici tutto su questa cultura, su come lei diventa regina, quello che farà dopo. Io adesso devo sapere tutto, lei diventa la nuova matriarca, quindi mi ha fatto venire veramente voglia di sapere tutto, di più ancora. Quindi ti dico Midsommar per questo tipo di impatto che mi ha lasciato. Perfetto. Tu Giovanni invece? Io mi associo a ciò che ha detto Jay, cioè Hereditary è bello, però a un occhio nuovo tipo può sembrare già visto, però comunque ripeto, Ari Aster è riuscito anche a rendere bello un film che comunque hanno già trasposto altri registi, però cioè, ripeto, essendo lui l'artefice di Hereditary mi è piaciuto molto di più. Però se devo mettere su un piano fra Hereditary e Midsommar, preferisco anche io di gran lunga Midsommar, perché per l'appunto mi associo anch'io, cioè magari se Ari Aster un giorno fa il sequel dove racconta molto di più, lo vedrei sicuramente senza pensarci due volte. Cioè, fosse durato ancora di più, tipo Snyder Cut l'avrei visto, tipo 4 ore di Midsommar l'avrei visto volentieri. Cioè la versione estesa che è 3 ore. Perfetto. Mia. Però è solo in inglese, non l'hanno proprio neanche doppiata, purtroppo. Però in un certo senso anche meglio, perché almeno si sente proprio la bravura di Florence Pugh in questa sua performance, che è veramente pazzesca. Se posso, secondo me c'è anche il fatto che forse Hereditary è più autoconclusivo, cioè lui è diventato re, bella. Invece Midsommar, tra l'altro uno diventa re e l'altra regina. Midsommar invece è un contesto ancora esistente, cioè c'è tutto il resto della tribù, c'è tutto il resto di lei, magari poi mi intrappolano altri in futuro, è lei che lancia la gente dai rubi, cioè io tutta sta roba devo vedere, capito? Quindi figo. Midsommar ti dà più l'idea di una cosa che può proseguire, che c'è ancora da dire, per me può durare veramente, fatene una di 6 ore, ancora queste. La come si chiama questo? Ari Aster, la Aster Cut, io me la guardo, cioè, va bene per me. Se faranno il film di 6 ore andremo a vederlo tutti insieme. Datevi delle risposte. No, perché io mi associo a quello che avete detto entrambi. Anch'io ho preferito Midsommar per un semplice motivo: io non ho mai e poi mai visto un horror del genere. Un horror così non l'ho mai beccato prima. Invece Hereditary, per quanto possa essere bellissimo, perché lo è appunto, rientra comunque negli horror migliori che io abbia mai visto, già lì ci sono un po' di cliché degli horror che ritroviamo all'interno del film. Anche l'estetica, se tu vedi Hereditary, dalla musica, da tutto quello che succede, capisci che è un horror. Midsommar invece ti confonde, perché ti dicono che è un horror, ma non ti sembra un horror a livello estetico, ma quello che succede ti fa paura, cioè ti mette ansia, ma te la mette in un modo un po' più raffinato, cioè ti fa provare una paura più raffinata, non saprei come dire. Non è quella paura da salto sulla sedia, da jumpscare, anche perché non c'è bisogno di questa roba. Anche Hereditary, beh, qualche colpo improvviso Hereditary ce l'ha. Midsommar zero proprio, ha forse una sola scena al buio,
ma è la scena dove lei si immagina di andarsene di notte dal villaggio, quindi non era nemmeno vera, era tutto alla luce del sole. Io non ho mai visto un film così, quindi anche solo per il suo essere così innovativo, anch'io dico Midsommar, siamo tutti team Midsommar, in realtà è... Midsommar è una roba, io non lo so come ha fatto, c'è una cosa geniale che è, non ti fa solo dire spaventami di più, cioè voglio capire di più, cioè ti fa dire racconta, portamici proprio dentro, cioè è riuscito a darti quella cosa ipnotica che succede alla protagonista, ti fa dire ok, ma io non voglio andarmene, non voglio finisca, voglio vedere altri lati del villaggio, altre cose che fanno, è riuscito a rendertelo immersivo in quel senso, a dire fammi capire ancora più cose, così se mi devo spaventare c'ho tutto un... tu arrivi alla fine con l'orso che ti piace perché è stato bravissimo a crearti una cultura, per quello quando arrivi all'abito dei fiori dici lo sto capendo, cioè capisco le emozioni di lei, mi piace che urlino con lei, non li vedo solo pazzi, è qualcosa che sta, che funziona nella costruzione, è lì che è geniale per me, non so, cioè l'hai costruito proprio bene, fatto benissimo, so come ha fatto, complimentoni, cioè, c'è andato. Concordo. Senta Giulia, concordo. Vedersi Midsommar, io, te, Giovanni Poretto con noi due. Per me andava benissimo. Piatto, coraggio, esatto, perché alla fine ci va lui da quelli, lo famo un pazzo, vedrai Giovanni, vedrai, un giorno si farà. Esatto. Perfetto, sì, voglia, sì. Per me non c'è problemi. Fammi quel dubbio che sarà, però sarà bellissimo. No, io non vorrei dire, ma la mia corona d'alloro della laurea l'ho fatta ispirandomi a Midsommar. Sono andata proprio dal fioraio, gli ho fatto vedere la foto della protagonista e gli ho detto vorrei una coroncina fatta così. Loro hanno trovato i fiori e mi hanno fatto la corona come quella de... No, perché ho visto, tu che spiegavi questa cosa, è Giovanni che faceva così. Potevi dirmelo prima, se ti propone la svezza Giovanni di no. Comunque è stato bellissimo. È un po' comico di Giovanni. Giovanni? Bellissimi. Tranquillo, non ti metterò dentro un orso. No, no. Niente svezia, niente di niente, no, no, no. Di Midsommar prendo solo l'estetica perché mi piacciono i fiori e poi basta. Finché è quello, vabbè. Sì, 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 no, no, tranquillo. No, 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 non avere paura. No, no. Ecco. No, no. Io questa parte l'ho persa, no. Uffa. Comunque, io passerei all'ultimo banner dove ci spostiamo proprio da argomento Hereditary e Midsommar, parliamo di Disappointment Boulevard. Ecco, infatti, praticamente è il prossimo progetto di Ari Aster, Disappointment Boulevard. Non sappiamo ancora tanto, sappiamo solo che può esserci Joaquin Phoenix e... Grazie, Manu! Grazie, ma perché ho dei begli ospiti che è una bella live. Scusate. No, non è però... vero, è perché te dicevamo da sempre di iniziare, perché sei brava, finalmente l'hai fatto e sei brava. È quella la cosa. Ci provo. Infatti. Ci provo. Comunque, ho imparato dalle persone con cui ho fatto live, perché adesso è tipo per imitazione, come i bambini, facciamo per imitazione. Comunque. Impara così. Comunque. No, infatti, è vero. Mamma mia, proprio alla fine della live è un casino. Vabbè, comunque. Disappointment Boulevard, quali sono le nostre aspettative? Noi di questo film sappiamo solo che ci sarà Joaquin Phoenix, della trama nessuno ha voluto dire chissà quanto, non abbiamo chissà quante rivelazioni sulla trama, però la vera domanda è, lo stiamo aspettando? Fatemi sapere... Mm-hmm.
Comunque, se lo stiamo aspettando, io onestamente sì, perché amo Ari Aster come regista, perciò vorrei sapere che cosa combina con un terzo film, cosa ha da proporre, se cambierà genere, poi il fatto che ci sia Joaquin Phoenix è un'altra certezza, quindi anche lì si va sul sicuro. Quindi onestamente non so cosa aspettarmi, ma mi fido ciecamente di Ari Aster. Non so voi, adesso mi fate sapere chi vuole inizia, tanto siamo in chiusura. Vai, Giova, vai, vai. Allora, Disappointment Boulevard, sì, mi interessa, cioè, terza opera di Ari Aster, io gli darei tutti i soldi del mondo anche adesso, cioè, perché comunque è uno di quei registi che veramente, cioè, ha fatto un film che mi è piaciuto, ha fatto il secondo film che è migliore del primo, stessa cosa Eggers, stessa cosa Jordan Peele, vabbè, Aster lo recupereremo. E comunque sì, io le aspettative sono alte. C'è Joaquin Phoenix, per l'appunto, queste aspettative si alzano ancora di più. Dopo Joker e dopo molti altri film, chissà cosa combinerà diretto da Aster. E sì, ho aspettative a mille. Della trama sappiamo poco e nulla, però sì, non vedo l'ora che esca. Dico solo questo, non vedo l'ora che esca e ripeto, aspettative altissime. Cioè, altissime no, alte sì, perché poi non voglio ritrovarmi con un film che poi può sembrare deludente, però ripeto, le aspettative sono alte. Vediamo. Mi fido di sì, infatti, ci fidiamo di Ari Aster. Sì. Io mi associo, per me Aster insieme a Peele ed Eggers è tra quelli che possono fare quello che vogliono, nel futuro lo aspetto. Quindi, anzi, sono curiosissimo del non saperne nulla e dare piena fiducia a priori. Io non ho visto neanche l'ultimo trailer del film di Jordan Peele, perché ho paura che dica troppo, non lo guardo. Voglio andare con niente che so. Non vedo l'ora di guardarmi il prossimo di Aster e non vedrò il trailer neanche lì, non mi cercherò nulla. Perché si è meritato del carta bianca totale. Fiducia, fai quello che vuoi, ne hai azzeccati 2 su 2, per me va bene. Non ho motivo di dubitare di lui adesso, quindi ottimo. Perfetto così. Sì, assolutamente, sono d'accordo. Giusto. Bene, abbiamo sviscerato un bel po' il nostro regista. Io non vedo l'ora di fare anche la live su Jordan Peele, perché anche lì ci dovremo preparare per bene, perché ci sarà tantissimo da dire a proposito dell'ultimo film anche di Jordan Peele che Esatto. uscirà. Io veramente vi ringrazio tantissimo. Ora, per concludere, volevo prendervi questo momento per ringraziarvi per essere venuti in live con me, per tutte le persone che ci hanno seguito. Veramente, grazie Manu, mille. Sì, Manu, Manu, Nick, poi altre, Lorenzo. Lorenzo, che non so Lorenzo. se ci sta ancora seguendo, ma lui sapeva che avrei fatto delle live prima o poi. Anche Brando anche, lo salutiamo. Brando. Saluto tutti Brandino. coloro che ci hanno seguiti. Grazie, Manu. Ti mando un bacio. Grazie. Grazie mille. E veramente. Io, momento spam, dico a tutti di seguire Giovanni Arkham nei loro social che vi ho lasciato nella descrizione della live. Quindi andate a seguirli, a riempirli di cuoricini, perché si rimeritano. Vi ringrazio tantissimo per aver fatto parte della mia live. Adesso lascio parlare anche voi, se volete spammare un po' i vostri profili, presentarvi, parlare un po' di cosa fate sui social. Arcam inizia pure. A me quando mi fanno Ok. sta domanda, allora Lo so, c'è il momento autospam che è un po' strano, è vero. Anche io al primo impatto ero tipo, oh, che cosa devo dire? perché Mi chiamo Giulia e vivo.
Esatto, io devo dire, sono qui, esisto. Esisto e faccio cose, non so neanche io cosa. Mi sembra sempre strano. Faccio quello che fate voi, regà, che devo fare più, Gabriele? Allora, niente, vabbè, abbiamo fatto oggi la live su che? La filosofia del cinecomic insieme a il cinecomic e a Manuel. Proseguono le live, quelle con altro quando. Domani sera siamo da Andri Cinema per il cinegiornale. Si va così, si viene e si va comunque ballando, citando il poeta, e che spero abbiate colto. Ligabue, ragazzi. E niente, io ringrazio Giulia, sono felicissimo che hai intrapreso questo percorso. Ma guarda, ti assicuro Giova che è andata tranquillo, guarda, perché tanto sto parlando. Tranquillo, bravo. Tranquillo, vado. Sì, guarda, se c'è qualcuno sulla terra con cui puoi stare tranquillo, sono io, tanto sto del che è che sta a dire prima che quello mi interrompesse pure dalla chat tutte le volte? No, se, stavo a dire una roba che tanto è così. Stavo dicendo, Giulia, sono contentissimo che tu abbia iniziato la prima di tante tantissime altre live, che spero siano una più soddisfacente dell'altra. Non ti dico più seguita, più altro, quello non importa. Spero che sia una cosa che ti diverta, che ti soddisfi, con le persone che ti piace invitare. I numeri sono solo numeri, non stai dietro minimamente. L'importante è divertirti e portare le cose che apprezzi. Sono felicissimo che tu abbia scelto di iniziare anche con me. Grazie. Mi è piaciuto tantissimo parlare di questi film e mi è piaciuto farlo qui con voi. Quindi niente, ti auguro veramente un percorso su YouTube gratificante e che ti lasci il piacere di dire ho fatto quello che mi piace. Grazie ancora e complimenti veramente sia a te sia al tuo assistente tecnico lì presente. Colui che mi ha spinta a fare le live alla fine, perché è lui che mi ha incoraggiata. Sì, perché comunque ha sempre avuto questa cosa, voglio fare live, voglio fare live, falle, okay? Fai live. Buttati, nel senso, cioè, fai la live, sentiti libera di portare ciò che vuoi. Infatti lei ha voluto iniziare anche con Ari Aster. Gli ho dato una mano tecnicamente, diciamo, è stato anche bello fatto da assistente tecnico. Sì. Molto bella sta cosa, da ospite assistente della live. No, prossimamente tutti in Svezia, Giulia con la sua coroncina, io faccio l'antropologo. Io ho già il vestito, esatto. Manuel si arrampica sui tronchi e lo cercano. E Giovanni, tu c'hai un orso che ti aspetta, quindi ci vediamo tutti là. Sarà un orso, verrà maltrattato, sono troppo carini gli orsi. Nessuno, Giovanni, però va bene, gli orsi no. E comunque no. Skol, come dicono nel film. Skol. Comunque sei troppo carini, e Jay è il mio potere è rompermi le scatole. Ci riesci benissimo, però te voglio troppo invece, bene. Quindi è... Invece Giovanni, sei qualche progetto, visto che ne hai tanti da presentare, presenta pure. Sì, allora, prossimo talk about sarà su Ted Lasso, tra l'altro in live naturalmente ci sarai te, signorina, ci sarà il signor Sommo J, ci sarà Manu, ci sarà anche Cine, non so quando lo farò, però ora mi organizzerò un pochino. Prossima live sulle saghe animate sarà Cars. Ci sarà un progetto in cantiere sul doppiaggio. Manu sa che doppierò il Green Goblin di Willem Dafoe. Noi due insieme doppieremo
delle scene di Frozen e Frozen 2, e poi ci saranno altri progetti in cantiere. Ah, voglio aprire anche l'angolo del videogame, perché è l'unico per l'appunto che mi mancava, che poi sul canale voglio portare tutto, a partire dal cinema, alle serie TV e i videogame. Farò qualcosa anche sugli anime, ma quelle le metterò nell'angolo serie TV, perché fondamentalmente sono serie animate, serie TV per l'appunto. E nulla, questi sono progetti che vedranno la luce in futuro. Arriveranno altre live, altri progetti, non vedo l'ora di poter cominciare. Benissimo, che bello, io non vedo l'ora di seguire tutti questi progetti. Ah, per l'appunto sì, infatti l'imminente ruolo che per l'appunto sarà in un progetto di Manuel, quello del doppiaggio, e non vedo l'ora per l'appunto di poterlo fare insieme a lei, signor Manuel. Che meraviglia. Manu, ti vogliamo bene anche noi. Ti vogliamo bene, Manu. Mandiamo tutti un bacino. Sì, è Che vero, il fatica, progetto che fatica. esatto. Manuel. Questo progetto ci sarò anch'io e sarà molto bello. Sarà emozionante. Posso dire del mio personaggio? Ma non No, può no, 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 spoilerare. non diciamo niente, non diciamo niente. Da attrice so che non si possono dire i personaggi che fai prima che il prodotto sia finito. Comunque, io sì, vi ringrazio ancora per aver fatto da ospiti con me in questa live, per avermi supportata. Dai, Ringrazio. Emanu. Ah, di nuovo, no! Ma sì, è innocuo! No! Comunque, grazie davvero tantissimo, davvero. È stato per me un piacere poter aver fatto questa live insieme a voi. Oltretutto, sono uno dei miei registi preferiti, perciò è stato bellissimo poterne parlare così liberamente ed essere capita, essere compresa dall'altra parte con la meraviglia di questo autore. Va bene, Manu, va bene. Ok. E niente, io veramente vi ringrazio, ringrazio chiunque ci abbia seguiti fino a questo punto. Noi ci vedremo poi con una prossima live su Jordan Peele, quella è sicura. Grazie Manu, continuare a ringraziare, grazie mille. In realtà io, Giulia, vorrei invitarti in una live, Sì. perché l'altra volta si è parlato delle varie sfaccettature educative di Toy Story. Quindi voglio invitarti in una live a tema nella quale parlare del concetto educativo in Coco, Inside Out e No. Monster & Co. Inside Out ci sono 12 giorni, una Ma live tanto, guarda, sono tre live separate. Coco, Inside Out, ma ci stiamo tutto il tempo che di... serve, quanto Ah, vuoi. Puoi dire tutto. ok. Inside Out, lo capisci, i manuali, però così. Sì, Però. esatto, le cose che ho Sì. studiato in psicologia, tutto lì dentro. Spettacolo. Bellissimo. Oltretutto io potrei fare una live anche su Soul a proposito di Pixar, perché Soul è uno dei miei film Pixar preferiti degli ultimi anni, quindi consideratevi A posto, invitati. Giulia. Sì. No, ma adesso che ho preso quelle live, Vai. No, vedrò quali fare, perché mi ispira perché poi, tantissimo. cioè, basta la prima live e dopo le idee cominciano a venirti per dopo. Sì, in questo momento ho già tipo 4.000 idee in mente, sono tipo, ah sì, io voglio fare tutto. Comunque, per andare in conclusione, esatto, sono bellissime, concordo. Per andare in conclusione, io ringrazio ancora tantissimo chiunque ci abbia seguiti, ringrazio i miei ospiti, mando un bacio a tutti e ci vediamo ad una prossima live o a un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao, ciao a tutti. Ciao!